3, 2, 1 e vado, Microfoni chiusi, chi non parla, grazie. Sennò c'è eco. perfetto. Vai Mauro, vado, buon pomeriggio a tutte e a tutti, compagni e compagni, i nostri cortesi ospiti, a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. In questa giornata parliamo del secondo seminario di un ciclo avviato dall'area delle politiche per lo sviluppo dell'ufficio lavoro 4.0 intitolato Futuro e presente delle transizioni. Oggi parleremo di crypto asset dopo quello che abbiamo già realizzato e svolto il 2 aprile che invece si è occupato di cashless. In questo ciclo di seminari abbiamo diversi ospiti illustri che hanno gentilmente concesso la loro presenza per approfondire temi non noti a tutti, ma di importante rilievo e soprattutto di interesse centrale anche per la nostra azione e per il nostro impegno sindacale. La giornata si svolgerà in questo modo. Ci sarà un'introduzione da parte di Cinzia Maiorini, la responsabile dell'Ufficio Lavoro 4.0 in CGIL Nazionale, una relazione di Cristian Perniciano, responsabile di economia, fisco e finanza pubblica in CGIL Nazionale presso l'area delle politiche per lo sviluppo. Ci saranno gli interventi poi dei nostri ospiti internazionali. Il primo di loro sarà Mattias Levin, vice capo dell'unità dell'un finanza digitale della DG, stabilità finanziaria, servizi finanziari e unioni dei mercati dei capitali della Commissione Europea, la DG FISMA. Il secondo ospite sarà Shiga Mera, un avvocato, professionista certificato Bitcoin e cofondatore di Mainchain Research and Consulting, una figura di spicco nella rete della blockchain e cryptocurrency. E il nostro ospite di persona personalmente, come direbbe Mattarella e Montalbano, presidente Giuseppe Guerini, consigliere del Comitato Economico e Sociale Europeo e relatore del parere del Comitato proprio su cryptoassets e tecnologia dei registri condivisi. Questo lavoro è supervisionato dal nostro vice segretario generale della CGIL nazionale, Gianna Fracassi, a cui immediatamente cedo la parola perché per un'improvvisa convocazione presso Palazzo Chigi sul Recovery Plan, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi sulla strategia nazionale per accedere al programma Next Generation EU, dovrà assentarsi e non potrà svolgere le conclusioni. Ma parleremo di futuro anche in questa sede, essendo appunto il ciclo di seminari, ricordo, intitolato A futuro e presente delle transazioni. Grazie Riccardo, che tirerà le conclusioni della giornata di oggi. Abbiamo ritenuto opportuno, fare questo approfondimento un po' che se ci pensiamo ci sembra un salto nel futuro. In realtà io credo che con i nostri ospiti scopriremo che questo futuro è già qui, possiamo dirlo, no? Pochi di noi conoscono chi è Satoshi Nakamoto, ma sono certa che sia Cinzia che Christian, che gli altri relatori, che ringrazio tanto per partecipare, lo spiegheranno bene. E forse capiremo anche perché, anche come organizzazione sindacale, riteniamo utile fare questo approfondimento sulle crypto asset o cryptocurrency o criptovalute. Perché? Perché nate nel 2009 in modo un po' anarchico, mettiamola così, per contrastare, per dare una risposta nella fase di crisi, nell'arco di un rapidissimo numero di anni, cioè circa 13, sono diventate una vera e propria, possiamo dirlo, moneta alternativa, tant'è che si stanno definendo regolamentazioni, e questo è anche il motivo appunto dell'invito sia al Presidente Guerini che a Levin della Commissione europea, perché ovviamente su questo versante non solo c'è un tema che riguarda, diciamo, la stabilità monetaria, ma c'è anche una serie di questioni e di interrogativi che si pongono rispetto al contrasto all'evasione fiscale, rispetto al contrasto al riciclaggio e soprattutto si pongono rispetto alle possibili evoluzioni di questo sistema, di questa digitalizzazione, di questa moneta digitale sulle transazioni comuni di ciascuno e ciascuna di noi. Questo è il motivo perché abbiamo ritenuto importante fare questo approfondimento oggi,
perché inevitabilmente anche alla luce di alcune prese di posizione di importanti multinazionali, penso a Facebook, ma su questo sicuramente Cinzia ci dirà, si stanno affacciando delle grandi tra virgolette potenze in questo che non è un mercato ma è qualcosa di molto di più, cioè riguarda la tenuta finanziaria dei paesi e riguarda soprattutto la capacità dei singoli paesi di regolamentare un ambito che è molto delicato e sensibile proprio per tutte le ricadute che ha sul versante sia finanziario che fiscale. La chiudo qui, mi scuso con tutti e con tutte, ma Riccardo ha già spiegato il motivo per cui non sono nelle condizioni di chiudere questa giornata, ma lui lo farà in maniera perfetta come al solito, quindi gli lascio la parola e ascoltiamo i nostri relatori. Grazie Gianna. Proseguendo con il programma, che vi ricordo dovrebbe essere in diretta streaming su collettiva.it e nonostante ciò vede la partecipazione del coordinamento delle politiche economiche e fiscali, quindi da parte dei nostri dirigenti, compagni e compagne, ma anche degli esperti del laboratorio fiscale della CGIL, direttamente nella aula virtuale che in cui siamo adesso noi sul video. Dicevo che al di là della diretta proseguiamo con il programma, la prima a parlare e ad introdurre il tema è Cinzia Maiolini, a cui cedo immediatamente la parola. Tanto buongiorno a tutti e a tutti, ringrazio la vice segretaria che appunto ha introdotto un po' il tema su cui in realtà insieme all'area sviluppo già c'eravamo espressi quando si parlò per la prima volta di Libra, che come vedremo oggi non si chiama più così, ma con insomma l'idea che era uscita da parte di Facebook di provare a ragionare appunto sulle criptovalute. È evidente, io farò un'introduzione molto generale perché poi insomma abbiamo ospiti illustri che potranno entrare nel merito delle singole questioni, che prima di parlare di criptovalute è necessario fare un cenno sulla tecnologia blockchain, su cui peraltro insomma il sindacato sta ragionando a fini di certificazione di processi diversi e ulteriori rispetto a quello per l'appunto delle criptovalute. Diceva per l'appunto la vice segretaria che la prima volta in cui si sente parlare di contestualmente questa tecnologia e di Bitcoin e criptovalute appunto in occasione intorno al 2008-2009 del conio di questa Bitcoin, che poi vedremo è una sola delle tipologie delle criptovalute possibili, basata per l'appunto sulla tecnologia blockchain, che altro non è che un registro aperto e distribuito che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e soprattutto permanente. Cioè i partecipanti al sistema, che come sappiamo vengono definiti nodi, sono connessi tra loro in modo distribuito e la blockchain è composta da una serie di record, che chiamiamo per l'appunto block, collegati tra loro e resi sicuri per l'appunto dall'uso della crittografia. I dati di un blocco sono per loro natura sostanzialmente immodificabili, salvo che non vi sia volontà comune di tutti i nodi che compongono la catena, e quindi anche laddove venissero modificati vi è una traccia, diciamo così, della modifica avvenuta. Serve in ogni caso il consenso quantomeno della maggioranza dei blocchi, o meglio dei nodi, scusate, che costituiscono la catena. Quindi in realtà questa natura distribuita della blockchain e il modello cooperativo rendono particolarmente sicuro e anche stabile il modello di validazione. Questo appunto è il motivo per cui di blockchain si parla anche per certificazioni di natura ulteriore a quella della transazione monetaria. E mi preme ricordare in premessa, già che per l'appunto questa iniziativa coinvolge appieno l'area sviluppo, che c'è un impatto di queste tecnologie niente affatto neutro dal punto di vista energetico, nel senso che il processo di questi dati, diciamo così, l'operazione di estrazione, l'operazione di conservazione sono processi energivori, per cui il grande utilizzo di energia che serve per effettuare l'attività di validazione dei blocchi e l'operazione di estrazione sono un tema, diciamo, che tanto più si diffondono queste tecnologie, tanto più dovremo considerare. Ora, Bitcoin è per l'appunto un sistema che si basava su blockchain, perché contiene appunto tutte le informazioni delle transazioni in un ordine cronologico.
In realtà a questo punto potremmo dire che chiunque può creare una valuta digitale, sostanzialmente. Per creare e distribuire appunto criptovalute si può ricorrere alla cosiddetta ICO, cioè all'offerta iniziale di moneta, con un acronimo ovviamente inglese, con cui si identifica un meccanismo di raccolta fondi che in realtà è utilizzabile per qualsiasi nuova intrapresa, diciamo così, o impresa. E l'ICO per l'appunto prevede l'emissione di coin o token digitali che sono utilizzati, diciamo, in luogo degli strumenti tradizionali, ad esempio le azioni. Poi questi token vengono offerti agli investitori che li acquistano con un contraccambio che può essere in alcuni casi in euro, può essere in dollari o quant'altro, oppure anche tramite scambio di criptovalute, in questo caso principalmente Bitcoin e Ether tra quelli più utilizzati. Dunque, sostanzialmente, quando parliamo di criptovalute, e a me appunto corre l'obbligo di fare una valutazione quasi meramente strettamente tecnologica, noi parliamo di un sistema che si basa su un protocollo, cioè sostanzialmente un codice informatico che specifica il modo in cui i partecipanti possono per l'appunto concorrere ad effettuare e a validare le transazioni, il libro mastro di cui dicevamo poc'anzi, che conserva immodificabilmente le transazioni avvenute, e una rete decentralizzata di partecipanti che insomma aggiornano, conservano, consultano le transazioni diffuse secondo le regole appunto del protocollo iniziale. Ora, il termine criptovaluta, come è chiaro, si compone di due elementi, e cioè valuta per l'appunto e cripto, cioè una valuta nascosta che in realtà è cosiddetta perché è visibile ed è utilizzabile soltanto a coloro che hanno una chiave di accesso per entrare nella catena. Quindi un codice informatico necessario, sia esso pubblico sia esso privato, per accedere per l'appunto alla rete distributiva. Potremmo dire, ma poi insomma i nostri ospiti meglio lo identificheranno, che la criptovaluta è virtuale, cioè non esiste una forma fisica, una traduzione fisica di criptovaluta. Tendenzialmente si scambia appunto esclusivamente per via telematica, e se vogliamo dare insomma a beneficio della conoscenza dei più una nomenclatura, potremmo dire che quando si parla di portafoglio, in questo caso si parla di portafoglio digitale, quindi di wallet, quindi un portafoglio digitale elettronico che in realtà in qualche misura come cittadini siamo stati abituati ad utilizzare, ad esempio nelle transazioni che facciamo con la pubblica amministrazione già qualche anno fa. Io penso ad esempio quando si pagavano i servizi di mensa alle scuole elementari della mia città metropolitana, si parlava già di portafoglio elettronico in un qualche modo. Qui insomma il sistema è leggermente diverso. La criptovaluta viene scambiata con un consenso tra le parti in un rapporto peer-to-peer, cioè tendenzialmente tra due dispositivi direttamente e senza necessità di intermediari, e può essere utilizzata appunto per acquistare beni o per acquistare servizi. In alcuni casi, se la moneta, la criptovaluta, in questo caso è bidirezionale, può anche essere convertita in valuta ufficiale e viceversa. Ora, la Consob tempo fa ha emesso una nota esplicativa relativa per l'appunto alle monete virtuali, e ci ha tenuto a dire, proprio evidenziandolo nel documento, che le monete virtuali non hanno corso legale. Io direi non avevano corso legale, perché qualche paese ha cominciato a lavorare insomma sull'idea di moneta digitale. Qua parliamo specificatamente di criptovalute, quindi correttamente Consob dice non hanno corso legale, non sono regolate da enti centrali governativi, ma sono emesse e controllate dall'ente emittente sulla base del protocollo di cui abbiamo detto, quindi un rapporto strettamente tra privati. E dopodiché, rileva già la Consob, ci sono ovviamente paesi che hanno iniziato a sperimentare sotto il proprio controllo l'utilizzo di moneta virtuale, che è cosa diversa. Ad esempio l'Uruguay all'epoca faceva il peso virtuale, no? Oppure ne hanno annunciato l'utilizzo senza però che vi fossero informazioni di merito al riguardo. Nel frattempo, dalla pubblicazione di questa nota in poi, come vedremo, alcuni grandi paesi, tra questo la Cina o intere aree come l'area euro, hanno incominciato a ragionare, ripeto, non sulla criptovaluta, ma sulla moneta digitale, che è tema di natura diversa. Possiamo dire che moneta e criptovaluta hanno le stesse funzioni? Direi di no, poi Cristiana sarà
sicuramente più adeguato all'illustrazione di questi temi che non io, però di certo il tema portante delle criptovalute è la loro estrema volatilità, che quindi rende difficile valutare la criptovaluta come un'unità di conto. I prezzi, diciamo così, delle principali criptovalute sono soggette a grandissime oscillazioni anche all'interno di una stessa giornata, quindi è complicato utilizzarli, diciamo, come appunto unità di conto. E quindi è anche difficile attribuire un prezzo fisso, o più o meno fisso, legato appunto a criptovalute. Poi c'è tutto il tema ovviamente del valore di riserva che è legato al loro utilizzo e certamente equiparare la criptovaluta alla moneta è tema assolutamente non semplice, direi non automatico. Certamente quello che è venuto chiaro alle autorità è che l'anonimizzazione del rapporto tra appunto parti nella trasmissione di criptovalute può creare problemi anche dal punto di vista del criminale, diciamo così, dal punto di vista delle transazioni non propriamente trasparenti, si è detto da più parti, che potrebbero essere utilizzati per fini di riciclaggio di denaro sporco o altre attività illegali. Dopodiché si dice che con la scarsa tutela del consumatore si potrebbe dar seguito anche a truffe. Quindi ci sono diversi interrogativi che ci riguardano anche come Confederazione per la tutela del cittadino, dell'utente che magari approccia a queste nuove tecnologie. Dopodiché, e questo è il tema che consegna appunto alla discussione, potrebbero esserci anche rischi per la gestione della politica monetaria e anche per la stabilità finanziaria. Del resto possiamo dire che ad oggi non esiste un quadro giuridico specifico che ci permetta anche di agire eventualmente per la tutela legale degli interessi di utenti, anche privati, che si siano approcciati per l'appunto a questi meccanismi di scambio. Mancano obblighi dal punto di vista informativo, di regole di trasparenza sulle piattaforme e quant'altro. E noi sappiamo, lo abbiamo anche detto più volte, proprio anche relativamente agli ultimi piani di sviluppo digitale, che ogni volta che spostiamo transazioni dall'analogico al digitale, abbiamo tutto il tema della cyber security, che in questo caso diventa particolarmente, diciamo, particolarmente evidente. Peraltro non esiste anche una garanzia chiara dell'eventuale traduzione della criptovaluta in moneta ufficiale a prezzi di mercato per i motivi che abbiamo detto. Quindi un ambito difficile, diciamo così, da approcciare. Qualcuno ha iniziato a parlare di necessità di regolamentazione, alcuni pensano di vietarne l'utilizzo, che insomma mi sembra particolarmente complicato da agire. Certo, le risposte di policy, perché di questo stiamo parlando, anche tra i vari stati non sono state decisamente coordinate, quindi sarebbe opportuno forse un approccio regolatorio di ordine internazionale. Ora, quando parliamo di criptovalute, vado velocemente a finire l'excursus per arrivare appunto alle monete digitali, noi dobbiamo pensare che nel frattempo si sono, diciamo così, costituite delle entità, permettetemi questo termine non proprio tecnico, di natura diversa, cioè cosiddette stable coin, cioè monete stabili, diciamo così, cioè criptovalute che a differenza dei bitcoin hanno un prezzo stabile perché sono vincolate a un mezzo di scambio stabile, cioè una moneta, tipicamente potrebbe essere il dollaro statunitense, ma in alcuni casi abbiamo vincoli all'euro, addirittura all'oro. Cioè, in questo caso abbiamo monete che hanno un valore certificato, diciamo così, più stabile, e c'è chi sta proponendo di ancorare queste monete stabili, per l'appunto, addirittura a panieri compositi di valute nazionali, quindi provare a dar loro una connotazione, se vogliamo, ancora più stabile, soprattutto globale. L'ancoraggio può essere effettuato anche off-chain, cioè al di fuori del circuito delle stablecoin, con l'intervento di autorità per l'appunto finanziarie terze che regolamentino il sistema. Quindi siamo passati dalla Bitcoin, che è per l'appunto volatile, instabile, che chiunque volendo può attivare, a delle stablecoin, cioè monete ancorate a un valore d'uso. È un valore di scambio certificato e in questo senso non le cito, ma insomma stiamo parlando a una platea che è in grado anche di effettuare approfondimenti da sé. Abbiamo tante di queste stablecoin, una di queste è Tether, che è una soluzione completamente centralizzata,
con monete sostenute, diciamo, dal dollaro americano. Ed è ad oggi la risorsa più popolare, diciamo, nel settore, con un rapporto di scambio 1 a 1 per l'appunto col dollaro. Quindi uno sa che quell'unità di stablecoin varrà sempre 1 dollaro e può essere riscattato in valuta in qualsiasi momento. Quindi monete di questa natura, ho fatto solo un esempio, combinano un po' i vantaggi della tecnologia blockchain di cui abbiamo detto con la stabilità delle valute legali, riducendo la volatilità nei mercati delle criptovalute. Diciamo che i trader a volte lo usano anche per coprire i loro fondi durante i periodi di incertezza e spesso viene utilizzato già come strumento di pagamento, anche perché c'è questa possibilità di invio, diciamo, in tutto il mondo ed è molto centralizzato. Le sue transazioni possono in qualsiasi momento essere interrotte dalla compagnia Tether Company, per l'appunto, che le gestisce. Ed è qua che si insinua il tema Libra. Perché? Perché quando Facebook per prima ha proposto di fare un trust, cioè di mettere insieme più aziende che garantissero una moneta digitale legandole a un social della portata e della diffusione di Fibra di Facebook, scusate, per l'appunto noi ci siamo espressi dicendo che si costituiva, diciamo, un primo elemento di necessaria valutazione della commissione tra grandi monopoli digitali e per l'appunto l'emissione, la dico così anche se non è il termine corretto, di moneta. E infatti Libra si preannunciava come un asset crittografico lanciato da una grande azienda tecnologica con un'influenza a livello globale che poteva, diciamo, destabilizzare un po' il sistema. E da quel progetto poi è derivato un altro sistema che si chiama appunto Diem, cioè l'idea per l'appunto di un lancio di una stablecoin garantita da più valute nazionali oltre il dollaro, quindi legata in questo caso a sterlina, euro e quant'altro. Teniamo conto che questa associazione Diem ha insieme parecchie aziende, cioè tiene insieme molte aziende, tra cui, per citarne alcuna, Spotify, Uber, Iliad, quindi stiamo parlando di operatori globali che si muovono su settori diversi, molto legati alla tecnologia e che iniziano a parlare per l'appunto di una propria moneta. Tenete conto che questa organizzazione sta cercando di ottenere l'approvazione dell'organo di vigilanza dei mercati svizzeri per l'avvio del progetto, quindi insomma si sta muovendo su una scala finanziaria globale. Dice che le transazioni gireranno su una blockchain open source. Del resto, qualche tempo fa, un paio di mesi forse, i titoli dei giornali sono stati dedicati a Elon Musk, che improvvisamente ha fatto un investimento di 1,5 miliardi di dollari in criptovaluta, operazione effettuata non con patrimonio personale, ma messa in bilancio a Tesla, e comunicando che da quel momento le Tesla potevano essere acquisiti prodotti Bitcoin, e ha spiegato che i pagamenti in criptovaluta sarebbero stati trattenuti all'interno dell'azienda e non convertiti in moneta tradizionale. Quindi ha fatto un'operazione che, diciamo, un po' fa il paio con l'operazione Facebook, cioè il tema che ci poniamo come Confederazione Nazionale è: ma quanto non regolamentare questo mercato sapendo che abbiamo la presenza chiara di monopoli digitali sia nel mondo occidentale sia, ancor peggio, meno regolati in Asia, penso alla Cina, alla Russia, quant'altro, rischia di costituire un problema. Per finire la carrellata, PayPal annuncia a ottobre di voler supportare Bitcoin per l'appunto, consentendone l'impiego come fonte di finanziamento per il proprio commercio digitale presso i suoi 26 milioni, diciamo così, di possibili acquirenti. Quindi stiamo sostituendo in qualche modo una moneta fisica, diciamo così, con monete di natura diversa. In questo scenario, ed è qua che porto a voi appunto l'asset per proseguire nel ragionamento, si inizia a ragionare in termini di stati su monete digitali nazionali. La Cina ha già fatto una serie di test su, insomma, ampie porzioni del suo territorio, approfittando del fatto che, come è noto, i cinesi hanno un rapporto con la tecnologia digitale piuttosto avanzato, quindi usano telefonini, li usano in maniera anche diversa rispetto alle nostre medie di consumo che sono legate più che altro allo streaming e al gaming, e in questo senso ha iniziato per appunto a parlare di uno yuan digitale. Gli Stati Uniti ci stanno ragionando, vorrei segnalare a titolo informativo che le Bahamas hanno già battuto tutti perché hanno già emesso una moneta digitale, per quanto poco possa interessarci.
La Banca Centrale Europea a questo punto inizia anch'essa parimenti a fare dei ragionamenti e comincia a ragionare sulla possibilità di emettere un euro digitale proprio per la necessità, dico io, insomma leggendo e informandomi, di contrastare l'avanzata delle altre monete digitali. C'è un report sul Digital Euro che è di ottobre 2020 e in cui si evince un po', poi insomma ci conforteranno i nostri relatori, che c'è un po' di preoccupazione rispetto alla diffusione del dollaro digitale o dello yuan digitale. E quindi si dice si potrebbe pensare a una trasformazione anche in senso digitale dell'euro. È chiaro però che questo comporta una serie di problemi su cui io non mi esprimo, ma che provo a citare. Uno tra tutti è che forse il massiccio ricorso all'euro digitale potrebbe portare magari anche la parte della popolazione europea in forma di investimento a uno spostamento dei depositi dalle banche locali alla Banca Centrale Europea. E quindi questo potrebbe comportare problemi, uso il condizionale volutamente, al sistema di credito. Peraltro in Europa già a ottobre 2020 si è proposta una definizione di stable coin con un rapporto aperto alla consultazione pubblica e si pensa entro il 2021, appunto alla fine di questa consultazione pubblica, di avviare un progetto di una banca centrale di moneta digitale con l'acronimo CBDC. Quando si è parlato di questo, già pochi giorni dopo, la Banca Centrale Europea, cioè dopo l'annuncio della Banca Centrale Europea, la Banca dei Regolamenti Internazionali, in collaborazione con un gruppo di banche centrali, ha proprio pubblicato un rapporto in cui delinea i principi fondamentali che le monete digitali delle banche centrali dovrebbero avere per soddisfare gli obiettivi di politica pubblica. Si è espressa anche l'ABI in questo senso, appunto nel 2020, parlando delle possibili utilità di un euro digitale, tra cui appunto la trasmissione peer-to-peer. Abbiamo avuto anche qua, cito velocemente, docenti di un certo rilievo, ad esempio Massimo Amato, ma anche Alessandro Bonetti, che hanno pubblicato una ricerca proprio in materia, sottolineando che questo nuovo tipo di moneta non sarebbe solo una forma tecnologicamente avanzata di moneta normale, ma addirittura dicono loro un'innovazione monetaria dirompente. Ecco, questi sono i motivi per cui insieme all'area sviluppo si è pensato di affrontare nuovamente questo tema, perché e questo è il punto secondo noi dirimente: se tutti questi ragionamenti sono in essere, porteranno una trasformazione che appunto i nostri relatori saranno in grado anche meglio di identificare rispetto anche ai cambi possibili o alle influenze possibili su politiche monetarie e politiche finanziarie. Noi sappiamo che l'area Europa si sta muovendo in maniera massiva su tentativi di regolamentazione digitale che vanno dal Digital Service Act al Digital Market Act, cioè sta provando a pensare a uno spazio digitale europeo, forse anche a un recupero di sovranità europea, perché per fare operazioni come questa, ad esempio, bisognerebbe avere un cloud europeo, per l'appunto infrastrutture europee. E quindi l'interesse che noi poniamo, diciamo l'attenzione che poniamo su questi temi, sta dentro un ambito più grande, che è quello di valutare come anche in relazione agli investimenti previsti dal PNRR in area Europa si possa pensare a un modello terzo, se vogliamo, o un modello diverso di Europa che tenga conto appunto anche di innovazioni di questa natura. Quindi insomma un po' anche un rafforzamento, diciamo, del vecchio continente rispetto ai colossi che abbiamo intorno, seppure con un piccolo ritardo, ma con un'idea diversa forse rispetto ai nostri, tra virgolette, concorrenti globali. Spero di essere stata, insomma, sufficientemente in grado di illustrare a coloro che ascoltano quali sono i temi che sono in oggetto, e lascio la parola a Riccardo, ringraziandolo. Grazie Cinzia. Produzione più che esaustiva, darei ora la parola a Cristian Perniciano, nostro responsabile delle politiche fiscali in CGIL nazionale, per la sua relazione. Grazie Riccardo, grazie Cinzia e tutti gli ospiti che sono intervenuti e che interverranno oggi. Nel mio intervento traccerò, come dire, inizierò parlando dei profili fiscali dei crypto asset. Come sempre quando si tratta di politiche tributarie, a mio parere significa che stiamo cercando di dare un valore sociale ad ogni attività umana. Trattare di politica tributaria significa contemperare volontà e necessità e stabilire quanto ogni attività debba
contribuire al bene comune quanto invece già non lo faccia intrinsecamente. Ora, in premessa, io parlando di crypto asset spesso potrebbe scapparmi Bitcoin come sinonimo, ovviamente non lo è, no? Esistono tantissime altre criptovalute, gli Ethereum, gli Litecoin, Ripple, Cardano, insomma, ci sono oltre 4.000 criptovalute, il 99,8% delle quali è definita shitcoin in inglese e non tradurrò, come dire, monete di bassissimo valore che sono state remunerative soltanto per i fondatori durante le ICO di cui ha parlato Cinzia, le offerte iniziali. Degno di nota secondo me è anche la storia del Dogecoin, quella creata da Elon Musk un paio di mesi fa, insomma, come gioco, doveva essere a suo parere la moneta ufficiale di Marte, e quindi è nata come un gioco questa criptovaluta che comunque è cresciuta di 100 volte nell'ultimo mese, il cui valore è cresciuto di 100 volte. Quindi ecco, anche i giochi quando partono da alcuni personaggi, da alcuni protagonisti di questi monopoli digitali diventano più che giochi. Ecco, come ha già detto in parte anche Cinzia, il Bitcoin in origine era una moneta che doveva essere fuori dai circuiti delle banche centrali e anche delle banche private, per cui trasferimenti e transazioni dovevano essere pagati all'interno di questo sistema da questi certificatori detti miners, no? E pagati in Bitcoin stessi, quindi si parlava di un'economia e di transazioni in un ambiente chiuso, quindi non c'era alcun problema fiscale per l'IVA sulla famosa pizza pagata 10 Bitcoin nel 2009, perché i volumi erano minimi e le transazioni erano in un ambiente chiuso, quindi anche qui nasce come possibile soluzione alla crisi, ma molto limitata. Invece, ha detto anche Cinzia, no? Adesso si pubblicizza che la Tesla, ma anche la Ferrari l'ha detto, che si possono pagare le macchine in Bitcoin. Anche alcune compagnie di taxi, no? hanno pubblicizzato, c'era scritto anche su alcuni taxi, è possibile pagare in Bitcoin. Ora, per limitarci ai profili fiscali, io devo dirvi che ho approfondito un attimo la transazione per l'acquisto della prima automobile in Bitcoin. A marzo del 2021 è una Ferrari Modena 360 pagata 2 Bitcoin. Approfondendo però, perché volevo capire, ma l'IVA chi l'ha pagata? È stata pagata l'IVA? Allora, non è stata acquistata la macchina in Bitcoin. C'è stato un accordo fra un concessionario e una piattaforma per cui l'acquirente ha pagato 2 bitcoin alla piattaforma, la quale ha versato l'equivalente in euro al concessionario, per cui il concessionario ha venduto in euro semplicemente attraverso l'intermediazione di questa piattaforma. Quindi direi un applauso per la pubblicità, altrimenti io non avrei mai saputo questa cosa, però ecco, non si tratta ancora di questo tipo di transazioni, che sono ancora, come dire, abbastanza controverse dal punto di vista della fiscalità e della legalità. Diciamo che, per andare un pochino più a fondo, senza troppo dilungarci, per carità, c'è una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2015 che ha assimilato le valute virtuali, le criptovalute, a delle valute per ciò che riguarda le piattaforme di cambio, di exchange. Quindi in Italia l'Agenzia delle Entrate si è adeguata e le commissioni di cambio fra euro e criptovalute sono operazioni esenti IVA, così come lo sarebbero i cambiavalute rispetto a dollari o yuan. Ma sono comunque operazioni, queste commissioni sono rilevanti ai fini IRES e IRAP. Dopodiché, in realtà, la sentenza della Corte non dice che sono monete, dice che le criptovalute sono dei mezzi di pagamento. E c'è una sottile differenza, in parte ci torneremo anche senza andare troppo, come dire, in punta di diritto, che non ci interessa. Invece le attività di mining fiscalmente non sarebbero esenti IVA, perché l'attività del miner è quella di produzione di beni immateriali, quindi il miner è come uno che produce modelli di vestiti o brevetti o software. Sul mining però andrebbero fatte alcune riflessioni, perché io dico i miners come fossero delle persone, ed in effetti inizialmente, quando la blockchain era, come dire, piccola, limitata, grosso modo chiunque con un computer e un po' di tempo da perdere poteva fare il miner e certificare le transazioni in Bitcoin. Ora invece io vi inviterei, se avete la possibilità di andare su un altro schermo, di cercare per immagini su Google le parole Bitcoin Farm, no? Ecco,
per chiunque l'abbia fatto davvero, lascio 3-4 secondi per controllare le immagini che vi vengono quando scrivete Bitcoin Farm, e troverete delle foto di strutture spaventose in cui ci sono qualcosa del tipo 50.000 schede madri e schede video che lavorano H24. Ne parlava Cinzia di quanto siano degli energivori, no? Le industrie del mining. Secondo alcuni calcoli pare che per estrarre criptovalute servano circa 20 gigawatt al mese per alimentare i computer e soprattutto il raffreddamento di questi computer. Quindi quando diciamo che le transazioni fra crypto asset sono gratuite, dovremmo pensare in realtà anche alle esternalità che diffonde e che crea la transazione in criptovalute. Sappiate che lo 0,6% del consumo di energia mondiale è per il mining dei soli bitcoin, sono circa 140 terawatt, capisco che sono numeri un po' senza senso, diciamo che più del consumo energetico del Pakistan, più dell'Algeria o della Danimarca o del Perù, soltanto per estrarre i bitcoin. Quindi per che cosa? Con quale scopo? Con quale vantaggio sociale per tutti? Ci arriveremo. Allora, poi l'80% del mining è di competenza della Cina, vengono estratti in Cina l'80% delle criptovalute, questo anche per iniziare a capire come anche esista una geopolitica delle criptovalute che non è assolutamente da sottovalutare. E peraltro il mining in forte crescita nei paesi molto freddi, come l'Islanda, dove si spende più energia per il mining che per il riscaldamento di tutte le case, che ovviamente nelle zone fredde non si devono raffreddare i computer. Oppure si sta sviluppando il mining anche nei paesi con energia a basso costo, come ad esempio il Venezuela, anche se, come dire, non è spesso energia proprio pulita del Venezuela. E dov'è che troviamo entrambi questi fattori, cioè freddo ed energia a basso costo spinti all'estremo? La risposta è in Siberia, dove si arriva anche a meno 40 e dove ci sono un sacco di fiumi che danno energia idroelettrica ad un prezzo veramente bassissimo. In Siberia si stanno moltiplicando i centri di sviluppo e di estrazione, di mining delle criptovalute. Si stanno addirittura riconvertendo delle vecchie acciaierie in mining farms. Ovviamente questi giganteschi processori sono switchabili anche in potentissimi centri di analisi dei dati, no? I famosi hacker russi. E direi, se passa anche in basi informatiche militari, ma noi abbiamo fiducia che questo non verrà mai fatto in Russia. Dopodiché, allora, la giurisprudenza in merito ai profili fiscali non è molto vasta, ovviamente, nonostante si stia trattando di un asset che ormai capitalizza grosso modo nel mondo circa 2.000 miliardi di dollari ormai, tra tutte le criptovalute. Se pensiamo alla sentenza europea del 2015, appunto, che li assimila a strumenti di pagamento ma non a moneta, perché non esiste alcun obbligo di accettarli e quindi sarebbe un bene come un altro, direi che certo non esiste alcun obbligo formale di accettarli, ma la realtà è che molto spesso sarebbero, e dico uso il condizionale non a caso, sarebbero ben accetti. Dopodiché è da capire se ancora sono utilizzati come strumento di pagamento, ma su questo magari ci ragioniamo fra qualche minuto. Poi peraltro oggi altri ci diranno come si cerca di tracciare, di intercettare queste transazioni laddove esistono. Io però, ecco, non credo che sia utile e corretto neanche considerare i crypto asset come un bene qualunque, perché sono sì un bene speculativo sicuramente, come tanti altri beni. C'è anche le arance, no? Che si ricorda una poltrona per due, si faceva speculazione sul succo d'arancia concentrato, no? Ecco, quindi sì, sono un bene speculativo come altri, ma sono anche uno strumento di pagamento e direi soprattutto strumento di pagamento nei mercati, come dire, grigi o legati al dark web, con tutti i problemi legati all'illegalità e al riciclaggio che ne conseguono, ma sono diventati anche un bene rifugio. E su questo avrei alcuni esempi. Insomma, dopo il prelevo forzoso sui conti correnti fatto a Cipro, sui conti correnti sopra i 100.000 euro, che potrebbe benissimo non essere un'operazione giusta, ma comunque aveva una soglia, 100.000 euro sul conto corrente, è incrementata del 45% in media la domanda di Bitcoin in Grecia, Spagna e Italia.
Così come è aumentata la domanda di Bitcoin in Zimbabwe nel 2017, durante il colpo di Stato contro il presidente Mugabe. Allora, in questo senso, questo tipo di comportamento rende il Bitcoin molto simile all'oro, quindi un bene rifugio, come sostiene anche in un articolo Marcello Minenna, che paragona i valori dei due beni e dice che sono più o meno entrambi inutili. All'atto pratico, con loro ci si possono fare anche dei gioielli, ma per carità è un uso marginale. Ed entrambi hanno avuto una crescita, una bolla molto simile, solo che la bolla dell'oro dura da ci ha messo 6.000 anni. Il Bitcoin, in 12 anni, ha avuto una bolla simile a quella dell'oro. E questo ci porta, diciamo, al profilo fiscale più interessante anche per un numero maggiore, come dire, di persone. Perché non sono moltissimi i miners né i proprietari di piattaforme di exchange. E direi quindi il profilo più interessante è quello sulla tassazione del possesso di Bitcoin nei depositi, di Bitcoin e di criptovalute, cripto asset. L'utilizzo per i pagamenti, come detto, è limitato ormai, lo dice anche Minenna nel suo articolo. L'uso maggiore è speculativo. Solo che ecco, per essere un bene rifugio, molto probabilmente è un bene ancora troppo fluttuante. Come ha detto anche, ne ha parlato Cinzia, dell'intervento di Elon Musk che ha acquistato, anzi di Tesla, che ha acquistato 1,5 miliardi di Bitcoin, ecco, in un minuto il Bitcoin è salito del 4%. Mentre pochi giorni fa, penso 2 o 3 settimane fa, non ricordo di preciso, l'India ha posto delle limitazioni e la Turchia ha bloccato, ha vietato i Bitcoin. Cioè vietare è possibile, non soltanto la Turchia, vari paesi hanno vietato il possesso di Bitcoin. E in un giorno il Bitcoin ha perso il 26% del suo valore, poi l'ha anche recuperato. Però ecco, diciamo che queste fluttuazioni non lo rendono proprio un bene rifugio proprio ottimale, ecco. E, peraltro, su queste fluttuazioni, io non dimenticherei che le criptovalute, e la porrei questa riflessione, hanno di molto beneficiato dell'espansione monetaria, di moneta fiat, di moneta vera, cioè di moneta delle banche centrali, che si è riversata nella finanza in questi anni, il quantitative easing e come dire, le varie espansioni monetarie delle banche centrali. Peraltro, questo vantaggio dai comportamenti delle banche centrali è l'opposto di quello che doveva essere la criptovaluta, quindi fuori dal circuito delle banche centrali. Ecco, sappiate che. Perché parlavo di bene speculativo? Perché le piattaforme di trading permettono come dire, quando si gioca con le criptovalute, un leverage molto maggiore rispetto a quello che si può utilizzare con le monete tradizionali, con le monete, come dire, di Stato, battute. E quindi si può fare una moltitudine di micro acquisti, di micro vendite in rialzo o in short, con delle app che possono tarare delle vendite, dei livelli minimi e massimi in automatico, secondo alcuni parametri molto semplici. Quindi è facilissimo effettuare migliaia di microtransazioni tramite queste app utilizzando un leverage molto elevato per le criptovalute, il tutto senza nessuna imposta sulle transazioni finanziarie, no? La famosa TTF per cui si sta cercando di portare avanti anche un discorso europeo, un'imposta che c'è in Italia anche se è insufficiente, ma che per questo tipo di azioni non esiste in nessun modo e che quindi ecco. Come dire, non redistribuisce minimamente i vantaggi alla collettività di quelle persone che riescono invece ad arricchirsi attraverso questi rally delle criptovalute. Quindi i guadagni in criptovaluta non sono tassati, direi, almeno finché non escono dal circuito e convertiti. Perché così come non sono tassati finché non escono, attenzione, anche i controlli esistono soltanto nei fatti, all'atto del cambio fra criptovaluta e moneta corrente, con tutti perché ci sono gli obblighi anche per le piattaforme di exchange di crypto asset, di verifica della clientela, di segnalazione alla UIF, quindi l'antiriciclaggio, così come per le banche. Ma queste segnalazioni e questa verifica si ha soltanto nel momento in cui faccio il cambio fra euro e criptovalute e viceversa. Non è una all'interno dei passaggi di criptovaluta non ho nessun tipo di controllo. Ecco. In realtà tutto è tracciato, ma se tutto è tracciato e niente è controllato, tutto questo tracciamento ha senso fino a un certo punto. Quindi, diciamo, per chi fosse interessato, do anche questa informazione, bisogna dichiarare nel famoso quadro RW, i propri, diciamo,
le proprie criptovalute, il valore dei propri cripto asset a seconda se il nostro wallet, diciamo, è all'estero o se la chiave ce l'abbiamo noi. Resta il fatto che non si applica quella che si chiama la IVAFE, cioè l'equivalente dell'imposta di bollo che tutti noi paghiamo sui nostri conti correnti in Italia, non viene pagata per i conti sulle criptovalute. Se io avessi un conto corrente all'estero pagherei l'equivalente, si chiama appunto IVAFE. Per i crypto asset non pago neanche questa. Dopodiché, cosa viene tassato quindi? Le plusvalenze. Se io ho una plusvalenza, quindi compro a 10 e rivendo a 11, su questa differenza io pago il 26%, come per ogni altra plusvalenza valutaria. Quindi che io guadagni da dollari o da criptovaluta, l'imposta è la stessa. Dopodiché, se io non lo faccio per mestiere, questa plusvalenza è tassata soltanto nel momento in cui i miei depositi nell'anno abbiano avuto una giacenza di oltre 51.645 euro, insomma i vecchi 100 milioni, per 7 giorni consecutivi. Quindi ecco, molto spesso queste plusvalenze non sono neanche tassate e di nuovo non si redistribuisce la ricchezza creata. Di nuovo, il vero problema poi in realtà è che finché restano bitcoin, quindi non solo non è tassato il possesso nelle eventuali transazioni, cioè per assurdo se io facessi un lavoro in cui sono pagato in bitcoin e spendessi soltanto in bitcoin, in servizi e beni pagati in bitcoin, io vivrei una vita esentasse, ok? Né sul mio lavoro, né su quello che acquisto pagherei imposte sul reddito né sul consumo. Cioè, la mancanza di imposte su questo patrimonio di fatto dà un vantaggio a questo tipo di patrimoni che è assimilabile a quello che viene dato ad altri beni, ad esempio la casa d'abitazione. Dopodiché possiamo pensare che a livello di benefici sociali è diverso pensare alla casa d'abitazione rispetto a una ricchezza in criptovalute? Questa è una riflessione che lascio e per alla fine di questa relazione io penso che dovremmo capire in che modo questo tipo di asset può avere e può diffondere effetti sociali positivi, così come ho fatto l'esempio gli immobili in cui noi abitiamo, oppure anche i depositi tradizionali che dovrebbero diventare investimenti, o anche come il mercato azionario che dovrebbe, di nuovo il condizionale, fornire liquidità alle imprese dell'economia reale e quindi comunque incrementare teoricamente gli investimenti. Poi nel mondo ogni paese si è mosso da solo, come diceva già anche Cinzia, tra chi li ha vietati o limitati, paesi che li hanno normati, e probabilmente servirà un approccio globale, che è poi l'approccio che serve per i sempre più frequenti fenomeni apolidi ormai, più che internazionali. Su questo potrà meglio dire sicuramente il Presidente Guerini, anche in relazione al parere della CESE in merito. Sapendo però che questi teoricamente sono strumenti che sono nati proprio per sfuggire controlli, cioè, quindi, e limitazioni. Quindi noi stiamo cercando di normare qualcosa che è nata con l'obiettivo di non essere normato. Ecco, io penso che sia una sfida interessante anche questo. Poi ci sono anche elementi positivi, ne parlava Cinzia di nuovo, che penso sarebbe utile copiare e diffondere da questo sistema, intanto dalle potenzialità dei registri condivisi per tante finalità che non sono soltanto quelle delle transazioni, fino anche alla possibilità di trasferire denaro quasi gratis e senza la necessità di avere un conto corrente, ne parleranno anche altri, immagino. Pensiamo ai soggetti senza un conto corrente nelle zone povere del mondo, e pensiamo anche alle rimesse dei migranti. Poi è chiaro che questo può creare problemi agli istituti di credito, che hanno anche funzione sociale, no? Ricordiamo, però direi che questo tipo di inconveniente può essere derubricato a normale adattamento dell'impresa all'avanzare della tecnologia, quindi una soluzione si troverà in questo senso, senza però appunto sottovalutare quello che è la funzione sociale degli istituti di credito e delle banche. Però ecco, io penso, per finire davvero, che sulla crescente non territorialità delle monete, cripto o stable coins, anche create quindi dalle banche centrali, si gioca una partita geopolitica molto vecchio stile, proprio da occupazione dello spazio. Cioè, la presenza di quale moneta elettronica, se l'elettro yuan, se l'i-dollar, se l'euro elettronico, il rublo, o proprio una criptovaluta, sarà nei portafogli virtuali dei consumatori globali, con quale moneta elettronica o virtuale o cripto i consumatori compreranno dai loro smartphone beni e servizi,
come dire, secondo me sarà proprio un fattore determinante veramente per le politiche di potenza dei diversi player oggi nello spazio, quindi nello spazio vitale intendo. In questo senso credo che la mancanza di imprese europee importanti e diffuse globalmente potrebbe essere un problema non da poco. Grazie. Grazie Christian per l'approfondita e suggestiva relazione, anche per averci ricordato la questione sociale che risiede dietro la questione più generale delle criptovalute, criptoasset. Adesso abbiamo il primo intervento dei nostri ospiti attraverso un contributo video da parte di Mattias Levin, che come vi dicevo all'inizio è il vice capo dell'unità finanza digitale della DG, stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali della Commissione europea. È stato componente del Bureau of European Policy Advisors ed è stato Research Fellow presso il Center for European Policy Studies, CEPS, famosissimo centro di ricerca internazionale. Quindi pregherei la regia di lanciare il primo video con il contributo di Mattias Levin. Good morning, everybody. Buongiorno a tutti, grazie per questa gentile presentazione. Il mio nome è Mattias Levin e lavoro per la DG FISMA del Dipartimento dei Servizi Finanziari della Commissione Europea. Sono qui oggi per presentarvi il lavoro che abbiamo svolto, che nella fattispecie io sto svolgendo sui crypto asset. Vi presenterò quindi questo lavoro, questa è la diapositiva di presentazione. Eccola. Oggi, come vi dicevo, vi illustrerò il lavoro che stiamo svolgendo sui crypto asset. In breve, abbiamo cercato di facilitare l'innovazione, ma affrontando contemporaneamente potenziali rischi. Questo lavoro è stato svolto nell'ambito di un contesto un po' più ampio a livello finanziario, a livello economico. Come sapete, la digitalizzazione sta interessando profondamente la società, sta trasformando l'economia come la conosciamo, sta interessando tutti noi e ha avuto un impatto molto profondo sui servizi finanziari. E per affrontare questo aspetto, riflettere sulle conseguenze politiche, a settembre dello scorso anno, siamo stati incaricati di elaborare una strategia per quel che attiene alla finanza digitale nell'ambito dell'Unione Europea. Quindi l'anno scorso abbiamo adottato un pacchetto di misure di finanza digitale che costituiscono questa strategia e questo è il contesto del nostro lavoro sui crypto asset. Qui vedete una sintesi di questa strategia e poi mi concentrerò nella fattispecie sui crypto asset. Quindi questa strategia fondamentalmente abbiamo considerato quali sono i processi di trasformazione digitale, processi che sono in corso da un po' di tempo, ma che ovviamente sono accelerati durante la pandemia. Durante il lockdown molti di noi hanno lavorato da casa, i servizi finanziari hanno continuato ad essere erogati, noi abbiamo continuato a fruire di questi servizi finanziari attraverso un accesso mobile e le aziende che si occupano di servizi finanziari hanno continuato a operare sui mercati finanziari, sebbene un gran parte del loro lavoro fosse svolto da casa. E quindi questo testimonia quale sia l'importanza del potenziale digitale, come è stato evidenziato durante la pandemia. Per farvi capire in che modo le cose si sono evolute, abbiamo poi sviluppato anche una strategia di finanza digitale con quattro priorità che declineranno le azioni della Commissione nei prossimi anni e le vedete elencate qui. La prima, cercare di affrontare la frammentazione che osserviamo nel mercato unico digitale. Due, utilizzare le tecnologie per abbattere le barriere per l'erogazione transfrontaliera e il consumo dei servizi finanziari. Fondamentalmente le tecnologie digitali possono rendere più semplice ai consumatori e alle aziende di sfruttare le opportunità sul mercato unico per i servizi finanziari digitali, nonché per far sì che le aziende
possano approcciare nuovi clienti anche in un ambiente online, quindi espandere il mercato unico. Abbiamo identificato in particolare delle identità digitali. La seconda priorità che abbiamo costituito nella strategia, elaborata a settembre dello scorso anno, riguarda il quadro normativo che facilita l'innovazione digitale. Quindi è un contesto normativo che riguarda tutte le tecnologie digitali. Quello su cui ci concentreremo oggi, i crypto asset, sono strettamente correlati a questo quadro normativo. La legislazione, la normativa attuale non offre un quadro perfetto per l'introduzione dei crypto asset, quindi occorre lavorarci. Il terzo aspetto riguarda la creazione di uno spazio dati finanziario a livello europeo. Chiaramente si generano molti dati nei rapporti tra aziende, questi dati contengono molte informazioni che possono essere utilizzati, devono essere tutelati, eccetera. Pertanto, nell'ambito della nostra strategia dobbiamo creare uno spazio dati finanziario a livello europeo per capire come poterli condividere e generare un valore che vada a beneficio della società, degli individui e delle aziende. Ad esempio, esperienze di open banking, vedere come possiamo ampliare tutto questo fino ad includere i nostri servizi finanziari. Queste tre priorità si concentrano molto sulle opportunità, sulla finanza digitale, però presenta anche delle sfide e dei rischi. E quindi questo costituisce il quarto pilastro della nostra strategia. Dobbiamo affrontare nuove sfide, nuovi rischi. Ci sono nuovi attori che si stanno avvicinando al mercato finanziario che prima non c'erano. Aziende che si occupano di tecnologie, grandi, piccole, e probabilmente le normative in essere potrebbero non interessare direttamente questi nuovi attori. Cosa accadrebbe dunque? Pertanto ci sono una serie di questioni che dobbiamo considerare per assicurarci che questo contesto funzioni a dovere ad includere quindi tutti questi attori. Questa è solo una breve presentazione per contestualizzare il lavoro che stiamo svolgendo nell'ambito di questa strategia. Ora passiamo ai crypto asset. Qualche anno fa, come ho detto, abbiamo iniziato ad approfondire questa questione. Siamo giunti velocemente alla conclusione che ci fosse qualcosa che non funzionava proprio a dovere, perché i crypto asset, che fondamentalmente si basano su tecnologie crittografiche, su blockchain, a volte possono rientrare nell'ambito della normativa che regola i servizi finanziari in base al modo in cui vengono elaborati, quindi vengono considerati come servizi finanziari. Pertanto la legislazione sui servizi finanziari deve applicarsi anche ai crypto asset. Tuttavia, gran parte del mercato dei crypto asset non rientra nell'ambito di questa normativa, pertanto non è regolato né regolamentato a livello europeo. E magari lo è a livello nazionale, ma con normative diverse. E noi pensiamo che chiaramente non sia la soluzione ottimale, perché può causare una frammentazione del mercato unico. I rischi potrebbero non essere affrontati in modo appropriato e poi chiaramente potrebbero essere una serie di problemi, potrebbe esserci una serie di problemi da gestire per raggiungere anche una serie di obiettivi. L'obiettivo principale è quello della certezza giuridica, in modo che questi asset, una volta posti sul mercato, vengano gestiti in base ad una certezza giuridica, ovvero quali sono le tutele che ci sono, poi un sostegno all'innovazione, una tutela del consumatore, poi stabilità finanziaria, integrità del mercato, monitoraggio della sovranità. Sono cose che non si osservano comunemente per gli asset finanziari, ma ci sono alcune evoluzioni in un ambiente cripto che devono essere considerate per mitigare i rischi. Con questi obiettivi in mente, a settembre dell'anno scorso abbiamo avanzato due proposte legislative. La prima riguardava un regolamento per i mercati in cripto asset, attraverso il quale volevamo regolamentare
i service provider di crypto asset e soprattutto l'ecosistema più ampio di tutti i servizi correlati, per assicurarsi che chiaramente ci fosse un quadro normativo robusto. E questo include stablecoin, che è un nuovo asset di recente introduzione, e alcune aziende molto grandi, in particolare aziende che si occupano di tecnologia che non citerò, hanno lanciato i loro stablecoin con una vasta platea di consumatori, e chiediamo che questi stablecoin potrebbero crescere in tutto il mondo e anche nell'ambito dell'Unione Europea. Chiaramente ci sarebbero dei rischi, rischi di sovranità monetaria che ho già citato, di policy transmission, eccetera. Ecco perché abbiamo avanzato questa proposta, questo regolamento che ha come nome MiCA. Poi abbiamo proposto un regolamento su un regime pilota per infrastrutture di mercato che utilizzano queste blockchain. L'obiettivo qui è leggermente diverso. Mentre MiCA punta a regolamentare quello che è al di fuori interamente della normativa dell'Unione Europea, il secondo regolamento che noi proponiamo vuole garantire una certa flessibilità per alcune attività, come ad esempio i crypto asset, che rientrano in parte nella normativa attualmente in essere nell'Unione Europea, ma con alcune carenze. Fondamentalmente il regime pilota che proponiamo è un regime temporaneo, creare quindi uno spazio di sperimentazione attraverso cui gli emittenti potrebbero tentare di gestire questi strumenti in base a delle condizioni di tutela per verificarne la validità, in modo da poter tutti fare un'esperienza, imparare qualcosa di più, valutarne i rischi e verificare quali potrebbero essere emendamenti o modifiche future. Quindi questi sono gli obiettivi a sinistra e a destra le due soluzioni che abbiamo proposto. Ora ne parlerò più diffusamente. Parliamo con il MiCA, il nuovo regime per i crypto asset che non si qualificano come strumenti finanziari. Cosa copriamo con questo regolamento? Fondamentalmente gli stablecoin. Ci sono due colonne qui al centro che parlano dei token asset reference e dei token e-money, ART e EMT. Dipende chiaramente dalla tipologia di stablecoin. Sono strumenti che vengono utilizzati fondamentalmente per effettuare dei pagamenti e devono sottostare delle condizioni piuttosto stringenti nella normativa. È probabile che prenderanno piede perché chiaramente verranno utilizzati come una valuta unica, quindi avranno un valore stabile come ad esempio quello dell'euro. Cercheranno quindi di imitare l'andamento di questa valuta comune. Dobbiamo approfondire quindi con cautela questo aspetto per assicurarci che le condizioni siano sicure. Le stablecoin sono un pochino più eterogenee, possono essere utili per i consumatori, però presentano anch'esse dei rischi. Chiaramente bisogna considerare anche l'aspetto proporzionale. E poi abbiamo un universo un po' più ampio dei crypto asset più ordinari, che non hanno queste caratteristiche di stabilizzazione, che possono essere un po' più volatili, ma che possono essere elaborati per soddisfare esigenze diverse. Pertanto abbiamo elaborato questo regime proporzionale per garantire trasparenza a chi decide di utilizzare o acquistare questo token. Quindi questo riquadro in rosso identifica l'oggetto del nostro regolamento. Nell'ambito dell'universo delle stablecoin ci sono però delle differenze. Ci sono alcune stablecoin che vengono utilizzate su un mercato in particolare e altre invece che possono essere utilizzate in tutto il territorio dell'Unione Europea, quindi sul mercato unico. Quindi
i token che fanno riferimento agli asset oppure i token che vengono considerati come valuta elettronica. Se il token viene utilizzato in tutta l'Unione Europea, allora in questo caso diventa un token significativo e quindi in questo caso deve essere soggetto ad una vigilanza, ad una normativa più rigida. Qui ho cercato di elencare un pochino tutte queste condizioni. Comunque il MiCA è un regolamento molto consistente, questa è un'estrema semplificazione che vi dà però una panoramica innanzitutto della tipologia di crypto asset che vedete elencate qui. I crypto asset ordinari, gli ART, gli MT, e poi nelle colonne successive vedete quali sono i requisiti autorizzativi, quali sono i requisiti normativi e quale tipo di vigilanza si applicherà. E voglio attirare la vostra attenzione sulla tendenza generale, perché per i crypto asset in generale i requisiti sono piuttosto standard, quindi va pubblicato un libro bianco, non è necessaria un'autorizzazione, eccetera. Per quanto riguarda i requisiti normativi, ci sarà bisogno di garantire una serie di informazioni, poi chiaramente ci saranno una serie di obblighi generali, le informazioni dovranno essere erogate agli investitori. Per quanto riguarda invece le due righe successive, le stablecoin, le cose cambiano un pochino, perché gli emittenti di questi token devono ricevere un'autorizzazione, quindi ci sarà una procedura autorizzativa e dovranno poi soddisfare una serie di requisiti normativi più rigidi, non ne parlerò diffusamente, comunque devono garantire chiaramente una solidità e una sicurezza di gestione e transazione. Sono requisiti prudenziali per garantire che i consumatori siano tutelati in modo adeguato, quindi chiaramente si garantisce una tutela ulteriore. Ci sarà poi la questione della vigilanza per verificare il soddisfacimento dei requisiti. Anche qui si osserva una differenza. Nei casi ordinari ci saranno le autorità nazionali che si occuperanno della vigilanza. Se vi ricordate, vi ho detto prima che alcune stablecoin possono essere definite significative dalla prospettiva dell'Unione Europea perché vengono utilizzate nel mercato unico. Qualora accadesse ciò, allora in questo caso ci sarà una vigilanza anche a livello europeo nei confronti degli emittenti, quindi l'autorità bancaria europea sarà responsabile delle attività di vigilanza. Ci sono poi una serie di provider che offrono servizi, servizi di trading, servizi di custodia, eccetera. Questi service provider di crypto asset li vedete nell'ultima riga di questa tabella, anche loro dovranno ricevere un'autorizzazione nell'ambito del regolamento MiCA, dovranno garantire il soddisfacimento di alcuni requisiti che riguardano la governance e poi dovranno sottostare ad un'attività di vigilanza a livello nazionale. Questa diapositiva fondamentalmente illustra la stessa gerarchia che ho appena descritto, ma in modo grafico. E vedete che i requisiti saranno sempre più stringenti man mano che si sale su questa scala, partendo dai crypto asset, dagli asset reference token e dai e-money token. Questo è quanto rispetto al MiCA. Passiamo invece al regime pilota sulle infrastrutture di mercato, il cui obiettivo è quello di sostenere la sicurezza per l'emissione dei token e il trading nell'ambito dell'Unione Europea. Perché lo facciamo? Innanzitutto vogliamo promuovere la diffusione di queste tecnologie in un ambiente di trading e post-trading. Vogliamo chiaramente affrontare problematiche relative ai rischi, cogliere nuove opportunità. Abbiamo osservato una serie di sperimentazioni, ma è difficile che prendano piede perché alcuni requisiti nell'ambito del diritto europeo rendono un po' difficile lo sfruttamento del pieno potenziale. Pertanto abbiamo voluto introdurre un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Fondamentalmente sono operatori che garantiscono servizi di trading
che possono richiedere esenzioni dai requisiti specifici integrati nella legislazione dell'Unione Europea. Le autorità nazionali saranno responsabili della concessione di queste esenzioni, mentre l'ESMA garantirà il coordinamento dal punto di vista della vigilanza per essere certi che questa sperimentazione venga condotta seguendo le stesse condizioni in tutto il mercato unico e poi per garantire equità nel territorio dell'Unione Europea. Le esenzioni richieste sono limitate così come sono le condizioni, come lo sono le condizioni ad esse correlate. E il regime è opzionale. Ci sono solo alcuni titoli che possono essere emessi nell'ambito di questo regime pilota, ovviamente anche un limite di volume di attività. Innanzitutto le azioni ordinarie, con un tetto di mercato al di sotto di un certo livello, poi ci sono obbligazioni, sempre al di sotto di un certo livello. E abbiamo stabilito un tetto generale sull'attività di un ente emittente. Il tipo di sperimentazione che promuoviamo chiaramente non vuole andare a scapito della stabilità finanziaria, ecco perché abbiamo posto questi vincoli. In secondo luogo, il regime pilota sarà aperto a determinate infrastrutture che definiamo strutture di trading multilaterale DLT. Fondamentalmente è un luogo dove avviene il trading, per lo più online. Poi ci sono i sistemi di sicurezza DLT che operano in un ambiente post-trading. Queste sono due infrastrutture di trading che saranno in grado di richiedere il permesso ad operare. Una volta concessa questa autorizzazione, potranno richiedere le esenzioni da requisiti specifici in base al diritto europeo. Queste esenzioni riteniamo siano necessarie, sono mirate. Non so cosa sia successo qui con la presentazione, l'oratore si scusa, spero che riusciate a seguirmi. Come dicevo, sono strutture necessarie per gestire queste infrastrutture DLT. Poi ci sono tutta una serie di nuove regole. Le esenzioni, come dicevo, saranno concesse dalle autorità nazionali e poi saranno soggette a attività di vigilanza. L'ESMA avrà un ruolo importante perché presenterà una relazione annuale sulla sperimentazione. Chiaramente siamo in una fase di sperimentazione, vogliamo sapere come va. E poi successivamente faranno il punto delle esperienze registrate. Noi cercheremo di riferire anche quello che abbiamo imparato da questo regime pilota. Eventualmente si deciderà di prolungare questo regime pilota, modificarlo, renderlo permanente oppure interromperlo. Fondamentalmente si vuole creare una base per future legislazioni. Quindi, per concludere, il MiCA e il regime pilota DLT sono dei quadri abilitanti che consentiranno ai mercati di cryptoasset di svilupparsi su una base robusta ma proporzionata. Contribuiranno poi a un sistema finanziario più efficiente, ad esempio per quanto riguarda i pagamenti. Poi le trattative sono in corso su questi due aspetti con i legislatori, sperando di poter ottenere la loro approvazione prima dell'estate. C'è un trialogo attualmente in corso. Il Consiglio e il Parlamento stanno cercando di addivenire ad un accordo. La questione attuale per quanto riguarda il MiCA è l'approccio alle stablecoin, per il DLT invece è l'equilibrio tra la sicurezza e l'innovazione. Queste sono le priorità per garantire che non insorgano rischi. Quindi siamo fiduciosi
che sulla base di queste trattative entro la fine dell'anno si avrà un accordo su questi due aspetti. Spero che la mia presentazione sia stata utile in relazione a queste due proposte. Grazie. Good morning, everybody, and... Buongiorno a tutti, grazie per questa gentile presentazione. Il mio nome è Mattias. Chiedo a Marco e regia di staccare il video che è ripartito. Dei servizi finanziari della Commissione Europea. Sono qui oggi per presentarvi. Ripartito il video per quelli diciamo a cui è stupito qualche inglesismo, però dobbiamo chiedere alla regia. Grazie, ringrazio la regia. Ricordo a tutti che la giornata di oggi è registrata e potete trovarla sempre su collettiva.it, su cui stiamo andando in diretta, e recupereremo presto le slide anche del ben contributo di Mattias Levin, poiché in alcuni momenti nel video non sono state perfettamente intellegibili. Ricordo anche a tutti che, data la veste istituzionale che ricopre Mattias Levin, ha comunque ricordato che c'è un'elaborazione piuttosto approfondita a livello europeo, e questo ci rassicura visto che il processo sembra pressoché ineluttabile. La cosa che va altresì sottolineata è che se lui non cita espressamente Elon Musk lo fa per ragioni di galanteria istituzionale, ma quando, come dice spesso Christian, una balena entra nei mercati finanziari come Elon Musk, si può citare tranquillamente, perché non solo è di dominio pubblico ma già fa la storia, come il famoso mercoledì nero e l'avvento della speculazione da parte di Soros nel 92. Detto questo, passiamo subito al secondo contributo video della nostra ospite Shikamera, ricordo avvocato e professionista esperta di certificazione Bitcoin, cofondatrice di Mainchain Research and Consulting, è molto conosciuta nell'ambito delle cryptocurrency e anche componente del comitato consultivo del Internet Mobile Association in India, proprio su criptovalute e blockchain. Di nuovo invito la regia a far partire il video, grazie mille. Good morning everyone. Buongiorno a tutti. E grazie per questo gentile invito. Oggi concentrerò la mia attenzione sulla criptorete decentrata, che è una tecnologia superiore per la creazione e per i pagamenti, quindi fondamentalmente ai crypto asset che sono abilitati dalle crypto network, sono una tecnologia decisamente superiore rispetto a quella esistente attualmente per la creazione e l'erogazione di pagamenti. Storicamente il denaro svolge tre ruoli, ovvero un mezzo di cambio, una unità contabile e un'unità di valore. Quindi è accettabile, standardizzato e può essere utilizzato come un mezzo riutilizzabile per una serie di prestazioni, per uno scambio tra un acquirente e un venditore. Torniamo quindi al concetto poi del baratto in mancanza del denaro, dove c'era uno scambio di merci. Il denaro è un contratto sociale che dipende dall'adozione collettiva di un sistema comune di valori. Quindi il denaro concettualmente segue una serie di regole. Che tipo di regole? Chi può emettere il denaro? Quanto ne può essere emesso? Quanto ne può essere trasferito? Quindi queste regole hanno una rappresentazione simbolica sotto forma di token che noi chiamiamo valuta. Lo scambio di questo token ci consente di raggiungere un accordo che rispecchia queste regole, quindi consente il commercio, la collaborazione, la creazione di valore e quindi la civiltà. Non voglio andare troppo nel dettaglio del contesto storico, ma ci sono alcuni fattori
fattori che vanno citati rispetto all'antichità che possono rispecchiare il potenziale dei Bitcoin e di altri crypto asset come strumenti di investimento e di pagamento. Sappiamo che ci sono circa 4.000 valute che sono esistite nella storia, valute emesse ufficialmente dai governi. Alcune ovviamente non esistono più. Se pensiamo all'antica Roma, l'antica Roma ha rappresentato uno dei primi esempi di valuta che fondamentalmente si è evoluta nel corso dell'anno. Ad esempio nell'epoca di Nerone, 54 d.C., aveva un contenuto di argento del 94%, quindi fondamentalmente è stata la prima valuta soggetta a svalutazione e rivalutazione. Perdonatemi se magari i dettagli che vi do non sono corretti, questo è quello che ho tratto dai libri di storia. L'imperatore che è succeduto a Nerone ha poi deciso di eseguire una svalutazione, quindi il contenuto di argento si è ridotto al 23%, successivamente allo 0,5%. E all'epoca del crollo dell'impero romano si è arrivato allo 0,02% di argento. Nessuno lo accettava più come mezzo di scambio. I cinesi sono stati i primi ad utilizzare banconote. Le chiamavano banconote volanti perché fondamentalmente potevano volare via dalle mani, era una loro metafora. Comunque nel corso della storia ci sono state migliaia di valute utilizzate. È stato condotto uno studio ufficiale su 775 valute che ha stabilito che la vita media di una valuta era di circa 27 anni. Ora cerchiamo di capire cosa si intende per l'attuale rete monetaria che porta alla creazione di denaro per l'esecuzione di pagamenti. Vi ho dato un retroterra storico per mettere in prospettiva in che modo la svalutazione della valuta avveniva all'epoca, ma in realtà non è molto diverso adesso. Il governo emette il denaro, che fondamentalmente è sostenuto dalle banche commerciali che erogano dei prestiti. Il 97% della valuta, ad esempio, che viene emessa nel Regno Unito attraverso le banche private. Questo sistema è instabile ed ha portato quindi ad alti e bassi, a cicli economici, a congiunture, perché chiaramente l'erogazione di valuta è determinata dalle azioni di un piccolo gruppo di istituti privati, quindi un modello che si basa sulle banche private che è prociclico, perché l'unico obiettivo è quello di massimizzare l'utile per gli azionisti e comprensibilmente. Quindi per quanto riguarda questo sistema, la quantità di token, la quantità di denaro immesso nella rete è controllato innanzitutto dal rapporto a cui o dall'abilità delle banche di erogare dei prestiti e in secondo luogo il rapporto in base al cui o l'abilità di sostenere questi prestiti da parte di privati, aziende, eccetera. Ho fatto l'esempio del Regno Unito, il 97% della valuta viene erogata da banche private. Questo è vero per la maggior parte degli altri paesi.
molte delle attività monetarie approvate dal governo sono create dalle azioni di istituti privati, di banche private, quando concedono dei prestiti. Quindi appare chiaro che i governi eletti democraticamente non hanno molto controllo sul denaro che approvano. Nel 2008 e nel 2009 le banche centrali hanno utilizzato strumenti indiretti di influenza, come ad esempio requisiti dei debitori e tassi di interesse, ma strumenti meno convenzionali, come ad esempio il quantitative easing, sono stati introdotti per alleviare la crisi e da allora sono divenuti più comunemente utilizzati. L'anno scorso, a causa della pandemia di Covid, sono state emesse delle misure di promozione economica sulla base del quantitative easing di 8-10 volte superiori Giappone, Germania, Regno Unito, India. Tutti questi paesi hanno immesso da 8-10 volte in più la quantità di denaro utilizzata nelle misure di quantitative easing rispetto a quanto invece era stato immesso sul mercato nel 2008. Ad esempio, negli Stati Uniti c'è stato un incremento del 28% soltanto nel giro di un anno, dal gennaio 2020 al gennaio 2021. E tutto ciò non è stato sostenuto da una crescita del PIL. E questo è fondamentalmente il motivo che ha spinto i più grandi asset manager di tutto il mondo, la Deutsche Bank, JP Morgan, eccetera, eccetera, Stanley, Jack Miller, Guggenheim, a far sentire la propria voce contro la svalutazione valutaria, perché in tutto il mondo, dai più grandi asset manager alle persone comuni, si sta guardando ai crypto asset come Bitcoin come una fonte di valore immagazzinabile, conservabile, come l'oro. Per utilizzare questa rete di banche e di attività bancarie, però ci sono tutta una serie di costi piuttosto elevati. Non tutti hanno un'identità che può essere utilizzata, specialmente in un paese come l'India o altre economie emergenti o economie in via di sviluppo in tutto il mondo, perché le attività bancarie sono molto limitate, perché la rete bancaria è molto costosa da utilizzare. Pertanto non è possibile garantire una diffusione capillare. Pertanto molte persone sarebbero escluse da questa rete. Ed è importante poter stabilire un'identità finanziaria. Poi gli oneri bancari, le commissioni bancarie presentano un costo operativo elevatissimo, perché chiaramente ci sono tutte delle spese da considerare dal punto di vista della pubblicità. E poi nessuno chiaramente è in grado di mettere questo denaro sulla rete, questi enti sono in una posizione privilegiata e essendo in una posizione privilegiata il loro unico obiettivo è quello di massimizzare gli utili. Non c'è nulla di sbagliato chiaramente, ma questo è il loro mandato. Quindi questi esempi li faccio semplicemente per capire in che modo è strutturato l'attuale sistema, quanto sia instabile e perché le crypto network, come ad esempio Bitcoin ed altri crypto asset, presentano un design più stabile che offre tutta una serie di possibilità per il futuro. Ora, per contro, i Bitcoin offrono il sistema più trasparente al mondo, perché sappiamo esattamente quanti ce ne sono in circolazione, sappiamo come è strutturato il sistema, sappiamo qual è l'erogazione quotidiana e quale sarà in futuro. Nel codice
sono registrate tutte le informazioni necessarie. La verifica può essere effettuata ovunque, in qualunque parte del mondo. La politica monetaria può essere sottoposta a verifica ovunque. Quindi la rete si può gestire in maniera molto chiara. Quindi in un mondo caratterizzato dalle banche centrali, dove la caratteristica comune è la mancanza di trasparenza, i bitcoin offrono invece uno dei cambiamenti principali da questo punto di vista. Ci sono investitori in tutto il mondo che si occupano della gestione di trilioni di asset e che magari guardano conferenze stampa delle banche centrali e cercano di interpretare quello che dicono. Ad esempio, alcuni termini che vengono utilizzati da alcune banche centrali garantiscono una sorta di opacità rispetto al sistema utilizzato. È un sistema discrezionale e l'obiettivo sarebbe quello di sostituirlo da un sistema completamente trasparente come quello dei Bitcoin. Quali sono le prospettive future di un sistema di questo tipo? La prima possibilità è che il denaro programmabile potrebbe essere coniugato con degli smart contract per creare nuove forme di aggregazione che potrebbero andare a beneficio di organizzazioni decentrate, una nuova forma di titolarità. Cosa accade? Il denaro diventa parte di una rete sociale con nuove strutture di incentivazione per premiare chi contribuisce alla rete. Un esempio è quello di Reddit, quando ad esempio ha creato una partnership con una fondazione nell'ultimo mese, e questo è un esempio di come si possono coniugare questi esempi di valuta digitale con gli smart contract. Un sistema così aperto, così trasparente, consentirebbe inoltre di passare da una società inflazionistica a deflazionistica. Quindi l'innovazione tecnologica dovrebbe rendere le cose più efficienti e più economiche. Durante la prima e la seconda rivoluzione industriale il mondo ha vissuto un momento di deflazione, tuttavia il prezzo dei beni e dei servizi continua a crescere perché le nostre valute inflazionistiche perdono denaro ogni anno. Continuiamo a stampare troppo, a emettere troppo, quindi osserviamo il fenomeno dell'inflazione. In questo modo invece i bitcoin con un design deflazionistico potrebbero portare un cambiamento sociale al nostro comportamento economico. In particolare cambieranno la nostra prospettiva rispetto ai guadagni e ai salari, perché l'incremento del denaro inflazionistico è andato a beneficio dei capitalisti, mentre la classe operaia ha dovuto lavorare di più per far quadrare i conti. Questo design invece dei bitcoin considera un mondo in cui i risparmi non saranno automaticamente svalutati, si potrà sfruttare al massimo l'innovazione tecnologica. In secondo luogo, cambierà l'atteggiamento nei confronti del debito e del consumo, perché quando i risparmi vengono denominati in una valuta deflazionistica come il bitcoin, porteranno a un cambiamento di paradigma rispetto a come vediamo i consumi e come vediamo i risparmi, perché le valute inflazionistiche promuovono il debito e il consumo svalutando il costo di un particolare servizio e causando un disincentivo per quanto riguarda i risparmi stessi, mentre il design deflazionistico del bitcoin diventerà una parte fondamentale del toolkit del risparmiatore. Ora, teniamo a mente che i bitcoin non rappresentano un asset tradizionale, non producono guadagni, non producono dividendi, non generano erogazione di interessi, a differenza delle azioni, dei beni, delle attività immobiliari, non possono essere valorizzati utilizzando un'analisi del flusso di cassa o attraverso la loro domanda o attraverso la loro offerta. Tuttavia i bitcoin rientrano in una categoria completamente diversa di beni,
nota con il nome di beni monetari, il cui valore viene stabilito teoricamente. Quindi ogni mercato, ogni partecipante del mercato dà un valore ad un bene rispetto alla modalità in cui questo partecipante potrebbe valorizzare l'oggetto sul mercato. Quindi anziché di un'economia basata sulla demanda, la domanda, parliamo di un'economia di rete. Il valore di rete del Bitcoin è determinato dall'economia di rete, così come qualunque altra rete sociale. Significa che il numero moderno di utenti, beneficiari o contribuenti alla rete comporta un valore percepito, come Facebook, Alibaba o Google, il cui valore viene percepito in base alla legge di McAfee, quindi un loop positivo che dà alla rete sempre più valore rispetto ad un numero sempre crescente di utenti. Più sono gli utenti, più è il valore. Questa è una branca dell'economia ed è fondamentalmente quello che guida le oscillazioni, i movimenti di prezzo e che dà il valore ai Bitcoin. Tuttavia, la natura decentrata della rete dei Bitcoin sta a significare che tutti gli utenti, tutti i portatori di interessi beneficiano di queste valutazioni al rialzo e questo ha portato ad un picco di prezzi. Quindi più persone, più asset manager, le persone comuni cercano una via d'uscita, cercano un valore migliore e quindi cercano di uscire da questa spirale di svalutazione che ha afflitto il mondo storicamente. Adesso c'è una tecnologia superiore per la creazione di valuta, degli strumenti di pagamento che il mondo sta velocemente, a volte lentamente, cercando di adottare. Un'altra caratteristica importante è che i Bitcoin, data la resistenza sottostante alla rete di distribuzione, che è una rete fondamentalmente B2B, si basano su principi molto solidi. Si comportano come un asset qualunque, come una valuta in contanti, non presentano rischi della controparte. Of the bank. Pertanto le Bitcoin, come il denaro in contanti, è uno strumento che può essere trasferito su internet. Quindi il denaro contante è uno strumento che però non può essere utilizzato su internet e questo è il valore sottostante invece dei Bitcoin. I Bitcoin e le tecnologie di blockchain e altri crypto asset che utilizzano reti decentrate possono essere utilizzati per scambio su internet, non sono di esclusiva proprietà degli istituti privati. Strettamente correlato al ruolo del denaro, come ho detto all'inizio, va considerato anche il mezzo di scambio. Il potenziale e il valore del Bitcoin risiede nel modo in cui la rete consente una sicurezza e un controllo decentrato, ovvero il Bitcoin è una piattaforma di pagamento autosovrana che non dipende né obbedisce alle regole delle banche e dei governi, ma segue le proprie regole che sono stabilite sulla base di un algoritmo e sono garantite da crittografia. Ad esempio l'OCC, l'Office of Currency Control negli Stati Uniti, ha consentito alle banche americane di gestire dei nodi su public blockchain per snellire le attività di pagamento, come ad esempio l'elaborazione, la validazione e il saldo. Quindi il potere dei Bitcoin come una rete di pagamento è fondamentalmente quello di funzionare come un mezzo superiore di scambio e questo è chiaramente evidente.
E gli Stati Uniti rappresentano un esempio principe di ciò, perché gli Stati Uniti hanno consentito alle banche di eseguire dei pagamenti utilizzando e accettando Bitcoin. Si parla molto della congestione della rete dei Bitcoin, delle elevate commissioni da pagare, che la tecnologia è in costante evoluzione, in costante progresso. Esiste un protocollo che si chiama ILP, che è stato recentemente innovato e introdotto per lo streaming dei pagamenti e delle transazioni in qualunque valuta. Fondamentalmente utilizza un time contract, che è una classe particolare di pagamenti Bitcoin, che utilizzano hashlog e time log per richiedere a chi riceve un pagamento di accettare il ricevimento prima della scadenza, in modo che non ci sia poi un ritorno al pagante fondamentalmente. Tutto questo è finanziato da dei canali di pagamento diretti attraverso diverse crypto asset che vengono gestiti attraverso diversi blockchain. Questo è un esempio dell'innovazione tecnologica che è attualmente in corso per consentire i pagamenti utilizzando crypto network, ma in modo più economico, più veloce rispetto a quanto è attualmente possibile. Ci sono enti del calibro di Visa che non stanno perdendo tempo, che hanno visto chiaramente il potenziale di questa tecnologia e stanno cercando di rendere possibile l'acquisto di crypto asset con le loro carte e chiaramente Visa è un gigante del settore e sta cercando di collaborare con tutta una serie di operatori che utilizzano Bitcoin per promuovere l'inserimento nella rete Visa, consentendo quindi ai clienti di acquistare valute digitali. La Visa inoltre ha effettuato un upgrade della loro infrastruttura per far sì che si possano utilizzare anche stablecoin, partendo chiaramente dagli Stati Uniti. Visa registra transazioni in 160 valute ogni giorno, quindi sarà in grado di sostenere adesso anche la valuta digitale, come ad esempio Bitcoin sarà un'ulteriore valuta da poter utilizzare nella loro rete di pagamento. Grazie a tutti. Con questo concludo la mia presentazione. Qualora ci fossero altre domande o richieste di chiarimento, gli organizzatori hanno le mie informazioni di contatto, quindi resto a disposizione. Vi auguro il meglio nel vostro viaggio per comprendere e sfruttare i crypto asset come strumenti di pagamento. Grazie. Ecco, grazie alla Shikamera che ha sollevato tantissime questioni illustrandoci un universo dietro questo crypto asset e francamente anche sollevando anche a me numerosi dubbi che magari dopo cercherò anche di evidenziare. Tuttavia apprezziamo la sua disponibilità perché sicuramente la riempiremo di domande dopo questo seminario. Ora finalmente è il turno di Giuseppe Guerini, consigliere del Comitato Economico e Sociale Europeo, che come sapete è un organo consultivo dell'Unione Europea che comprende rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e di altri gruppi di interesse. Come sapete il CESE formula pareri su questioni riguardanti l'Europa per la Commissione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo, fungendo quindi anche da ponte tra le istituzioni e i cittadini e nel nostro caso quindi i lavoratori e le lavoratrici. Già presidente della Confederazione Europea delle Cooperative Industriali e dei Servizi, consigliere di amministrazione di Confcooperative e presidente di Confcooperative Bergamo e di Eco Sviluppo, la cooperativa sociale per l'integrazione nel mercato del lavoro. La parola a Giuseppe Guerini. Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. È stato intanto fin qui davvero molto molto interessante e vi ringrazio per l'invito perché
Credo di aver imparato molto più di quello che potrò portare, quindi davvero è stata molto interessante. E prima di parlarvi magari più direttamente del parere che ho curato per il CESE, mi consentirete di fare qualche considerazione anche più in generale rispetto alle cose che ho sentito, anche perché sono sorte delle domande e anche qualche proposta per fare qualche ragionamento anche un po' laterale, no? Non... Ad esempio, una delle cose che io sto percependo, ho lavorato per molti anni con i giovani e giovanissimi adolescenti come educatore, perché la mia origine è questa, io ho l'impressione che ci sia una forte attrattività sui giovani e sui giovanissimi delle criptovalute, per esempio, che oggi un ragazzino con una app e un telefonino può addirittura cominciare a giocare con degli scambi monetari appunto in crypto asset, magari minuscoli su delle piattaforme, però questo ha un'attrattività molto forte, che da un lato è cioè i giovani si interessano a qualsiasi cosa, ma dall'altro lato, per esempio, è un oggetto di attenzione per chi si occupa di politiche di società civile, di tutela dei diritti, di accompagnamento alla consapevolezza delle persone dentro la dimensione economica. Per cui la prima considerazione che volevo fare è questa. E questo, fra l'altro, appunto, da un lato ci richiama all'utilità e alla necessità che le istituzioni si preoccupino di dare una cornice di regolamentazione a questi strumenti. Poi, in ogni caso, c'è anche una grossa attrattività e un fascino che nasce da questa origine, lo diceva Cinzia Maiolini nel primo intervento, no? Cioè, la blockchain e il bitcoin nasce dentro una cultura un po' cosiddetta cyberpunk, un po' anti-istituzionale e, se vogliamo, anche un po' libertaria, no? Che vuole sfuggire a una certa dominazione anche nel mondo della finanza. Per cui ci sono degli elementi di grande positività, come ce ne sono altri che fanno nascere di dubbio, delle preoccupazioni sulla appunto poca trasparenza, dice qualcuno, o sul fatto che possano essere utilizzate come monete per transizioni nascoste. Però qui io faccio subito una provocazione. Voi sapete che la moneta preferita dai narcotrafficanti e dai trafficanti d'armi è la banconota da 500 euro di carta tradizionale, proprio per il suo grosso taglio e la possibilità di stoccarne grandi quantità. E voi sapete che sulla grande quantità di emissioni fatta di monete da 500 euro prima che si iniziasse, proprio per questi motivi, a diminuirne l'emissione e poi addirittura a sospendere l'emissione, sono spariti, non se ne vedono in circolazione, stanno depositati in cassette di sicurezza o in altri luoghi e sono il denaro, diciamo così, delle transazioni in nero o delle transazioni della criminalità. Per cui non solo il Bitcoin, ma anche, ahimè, una parte importante del denaro liquido e delle banconote sono state utilizzate, possono essere utilizzate per queste motivazioni. Quarta sottolineatura è quella che riguarda la grande preoccupazione che giustamente viene portata avanti sul tema del consumo energetico. È vero, la blockchain in particolare, poi ovviamente siccome il Bitcoin ad esempio o altre, anche Ethereum sostanzialmente è una evoluzione della blockchain come struttura, diciamo così, di registro distribuito, sono dei grandi energivori, ma anche il sistema finanziario più tradizionale, che oggi viaggia prevalentemente su canali digitali, è un grande energivoro. Insomma, i grandi server delle banche o delle grandi organizzazioni, per esempio di BlackRock, ha dei server energivori
davvero di grandissime dimensioni, per cui a volte no, si prova anche a spostare su questa dimensione alcune criticità che riguardano in realtà tutto il sistema della finanza digitale. E l'altra sottolineatura che mi piace fare in questa occasione è anche una certa dimensione, se vogliamo, la chiamo quasi ludica, no, della moneta digitale. Se pensate che il Dogecoin nasce come un meme per uno scherzo, per un po' di tempo è stato anche, diciamo così, valutato in questi termini, e proprio in questi giorni è stato sostanzialmente inserito dentro alcune delle piattaforme di scambio di monete, di criptovalute. Ad esempio, credo da pochi giorni una piattaforma molto nota come eToro lo ha inserito fra i propri asset, anche il Dogecoin, che ha capitalizzato molto più di quanto abbia capitalizzato Stellantis, che da quando è stata appunto quotata in borsa, cioè quando, dopo la fusione appunto del gruppo FCI con i francesi. Per cui è un mondo davvero con una grandissima evoluzione, una grande dinamicità, con luci ed ombre, ma anche elementi di grandissimo interesse. Per cui io sono davvero molto grato a CGL per aver organizzato questo percorso e per aver dimostrato una grossa attenzione su queste tematiche, perché in fondo, se noi andiamo a vedere alla fine anche alcuni effetti di questi strumenti, hanno degli effetti importanti, ad esempio sullo stesso funzionamento degli ordinamenti democratici, perché chiaramente la possibilità di consentire a più persone di accedere o di comprendere le modalità di funzionamento di questi strumenti è di grandissimo interesse e serve fare molta educazione finanziaria. Oggi leggevo di truffe fatte ai danni di alcuni pensionati in Italia che sono stati convinti ad acquistare dei bitcoin, ma in realtà non gli vendevano bitcoin, ma sostanzialmente sottraevano solo denaro e i codici dalle carte di credito, proprio con quei meccanismi sui quali sostanzialmente oggi si parla del bitcoin, della grande performance che ha fatto, di chi appunto aveva 4 bitcoin comprati per scherzo qualche anno fa, o che qualcuno gli ha pagato una pizza o gli ha pagato una corsa in taxi, e oggi si trova sostanzialmente milionario. Con queste narrative ovviamente ci sono persone che cadono in tentazione, ovviamente, e poi vengono fregate. E da questo punto di vista quindi è estremamente importante che l'Unione Europea abbia deciso di muoversi, forse anche con un po' di ritardo, per proporre sostanzialmente interventi di regolamentazione. Nel pacchetto che è stato presentato, o meglio, nel provvedimento che è stato presentato molto bene da Matthias Levin, non so se ho capito. Da Matthias Levin, abbiamo visto in particolare il tema delle crypto asset e del registro distribuito, che è tra l'altro l'oggetto del parere di cui sono stato relatore, ma in realtà questo si iscrive in un lavoro più ampio che ha fatto la Commissione europea e che riguarda un pacchetto complessivo sulla finanza digitale e sul quale il Comitato Economico e Sociale Europeo è particolarmente investito, impegnato, in particolare la sezione ECO, che come sapete è presieduta dal vostro collega e compagno Stefano Palmieri, che è il presidente della sezione ECO, e sta dedicando molta attenzione a tutta l'evoluzione non solo della finanza digitale, ma anche ad esempio all'evoluzione del mercato unico dei capitali, dei capitali gestito in forma digitale. Ma poi a fianco di questa attenzione il Comitato Economico Sociale e la sezione ECO sta dedicando molta attenzione al tema della tassazione. Lo diceva in maniera chiarissima e davvero molto interessante e competente Christian Perniciano quando ha parlato delle
problematiche legate alla tassazione sui crypto asset, ma in realtà tutta l'economia digitale sta ponendo delle questioni enormi di tassazione, no? E quindi è importante che l'Europa si organizzi da questo punto di vista. Quindi dicevo, nel pacchetto della finanza digitale sostanzialmente è quella più strettamente legata a queste tematiche, ci sono tre provvedimenti. Uno si chiama proprio regolamento generale per la finanza digitale, in quanto sostanzialmente la digitalizzazione nel settore finanziario dell'Unione Europea è accompagnata da processi di ristrutturazione molto pesanti, anche che riguardano da un lato il settore bancario, e poi ovviamente per un sindacato questo ha degli effetti molto importanti. Pensiamo agli esuberi che si sono creati nel sistema bancario italiano, in parte per effetto delle fusioni, in parte per effetto delle chiusure degli sportelli, ma dietro ci sta anche questo processo di digitalizzazione. Quindi è un impatto molto importante. E una delle preoccupazioni che ha l'Unione Europea nel percorso di regolamentazione è proprio quello di garantire parità di condizioni, perché da un certo punto di vista, se c'è molta innovazione, ci sono potenzialità molto interessanti per il pubblico, per la popolazione, è stato fatto riferimento ai pagamenti e alla possibilità di avere una vita economica a prescindere dal fatto di avere un conto corrente bancario. Oggi in un paese occidentale, in Italia, è quasi impossibile vivere senza un conto corrente e quindi senza avere un minimo di bancabilità, ma in molti paesi molte persone non hanno accesso a una bancabilità e quindi sicuramente vuoi pagamenti su catene blockchain o catene appunto di registro distribuito, vuoi forme di monete alternative digitali, ma non escluderei anche la possibilità di utilizzare strumenti come questi per sviluppare monete complementari anche di carattere locale. Ora, questo da un lato appunto sono le grandi potenzialità, dall'altro lato bisogna assicurare regole di trasparenza e regole di competizione che trattino tutti nello stesso modo. E quindi la proposta dell'Unione Europea di intervenire in questo settore è di grandissima rilevanza, e fra queste c'è la proposta di istituire una piattaforma per la finanza digitale che favorisca interazioni online che siano collegate a iniziative in qualche modo controllate. Ed è importante che l'Unione Europea faccia investimenti in questa direzione, perché lo spiegava molto bene prima Perdicini, oggi ci sono dei paesi che hanno una forte capacità di attrarre appunto le farmer per la gestione appunto delle monete complementari o dei crypto asset, ma è importante riuscire a installare, istituire anche a livello europeo luoghi e strumenti e strutture per la gestione della finanza digitale, perché già oggi comunque gran parte della infrastruttura digitale su cui viaggia la finanza tradizionale, cioè su cui si muovono i pagamenti bancari, l'interbancario, molta infrastruttura digitale che gestisce le transazioni o gli investimenti finanziari tradizionali, ha sostanzialmente o si appoggia fuori dall'Unione Europea, in altri paesi, non solo dal punto di vista della tecnologia o dei service, ma anche dal punto di vista del deposito dei dati e della governance delle strutture che gestiscono questa finanza. Del resto basterebbe parlare dei sistemi di pagamento delle carte di credito, già citati Visa, ma anche Maestro o Bank America o American Express, insomma, sono sistemi di pagamento digitale che hanno una governance che è extraeuropea. Da questo punto di vista siamo anche
in ritardo come paesi europei nel muoversi intorno a questi investimenti. E qui ovviamente si collega da un lato a tutta la regolamentazione che è in corso sul mercato unico digitale, sulla digitalizzazione dei servizi, sulla governance dei dati, che è un altro dei temi molto importanti su cui sta lavorando l'Unione Europea. Qui bisogna guardare come al continente in cui riuscire ad organizzare un assetto che proceda sulla strada su cui si è sviluppato anche la civiltà economica e politica giuridica europea, che è molto diversa da quella americana, in cui sostanzialmente, adesso io lo dico in maniera troppo esemplificata se volete, ma massima libertà al mercato, quindi alle multinazionali, bisogna lasciare la massima libertà al mercato per fare crescere la ricchezza, oppure dall'altro canto appunto gli approcci che possono essere quello del cosiddetto capitalismo politico oggi, cioè quello cinese piuttosto che russo, dove in realtà il controllo della politica sui grandi investimenti è molto forte, e per cui sostanzialmente anche lì da un lato eccesso di libertà di mercato, dall'altra eccesso di potere del potere politico sul controllo dell'economia, e l'Europa non può sostanzialmente affidarsi all'uno o all'altro sistema senza la preoccupazione di perdere la propria visione, no? Ancorata anche su quella economia sociale di mercato che si è sviluppata nel dopoguerra e che ha visto anche nelle socialdemocrazie del nord Europa un importante riferimento anche rispetto alla tutela dei diritti. Quindi in questo senso è importante l'intervento dell'Unione Europea. Altra parte che cito rapidamente dell'intervento del pacchetto sulla finanza digitale è quella che si chiama la regolamentazione DORA, sulla cosiddetta Digital Operational Resilience, cioè la capacità di strutturare dal punto di vista giuridico una regolamentazione che attenui i rischi connessi appunto allo sviluppo delle tecnologie digitali nell'ambito della finanza, e quindi una maggiore attenzione alla necessità di stabilire, chiamiamola così, una sovranità digitale europea anche dal punto di vista dei software e delle infrastrutture digitali su cui sostanzialmente si sviluppano questi sistemi della finanza digitale. Arrivo ora, ma credo di poterlo fare anche piuttosto rapidamente, proprio sul parere che abbiamo curato e che riguarda quanto ci è stato presentato appunto da Matthias Levin, e cioè il pacchetto, il provvedimento di regolamentazione sul mercato dei crypto asset. Sostanzialmente la proposta, come diceva Levin, si basa su due filoni. Da un lato il mercato dei crypto asset con la normativa MiCA, che era già stata introdotta nel 2019, non è una novità del 2020 questa regolamentazione, ma era una prima regolamentazione che è stata aggiornata. Il secondo aspetto è quello, diciamo, che introduce un regime, viene chiamato regime pilota o sandbox, cioè scatola di sabbia, in cui provare a fare una regolamentazione modulare in funzione dell'introduzione di nuove tecnologie legate appunto all'utilizzo del registro distribuito. Sostanzialmente la regolamentazione di che cosa si occupa? Di individuare alcuni requisiti di trasparenza e pubblicità rispetto a chi emette appunto dei token, o un regime di autorizzazione e di vigilanza sui soggetti che invece intervengono prestando servizi sugli cosiddetti stable coin.
Questi due provvedimenti, queste due attenzioni servono appunto a livellare un mercato che attualmente è sostanzialmente privo di una vera e propria regolamentazione. E poi ovviamente intervengono alcuni requisiti operativi, organizzativi, di governance per vedere chi si propone per essere un intermediario o un emittente di criptovalute nel mercato europeo deve sostanzialmente adeguarsi a questi requisiti minimi di controllo. Mentre per quanto riguarda il regime pilota, è molto interessante ovviamente perché serve a trovare un equilibrio tra la necessità di avere un contesto europeo sufficientemente aperto alle innovazioni e a sfruttare il potenziale di questi strumenti, ma dall'altro canto anche un minimo di regolamentazione che consenta di tutelare soprattutto i cittadini europei, le imprese, i soggetti, gli operatori economici che intervengono. Su questa parte noi come Comitato Economico Sociale Europeo abbiamo sottolineato la grande utilità di questo intervento, ma nel merito abbiamo espresso due motivi di preoccupazione. Il primo riguarda la tempistica, poiché dentro questo regime sperimentale, quello di cui peraltro ha parlato anche prima Levin, viene stabilito un termine di 5 anni entro i quali l'ESMA potrà sviluppare la sua relazione in risposta a queste sperimentazioni. Ora, 5 anni in un contesto di evoluzione così rapido sembrano un'era geologica. Basterebbe guardare le quotazioni di Ethereum piuttosto che di Bitcoin a 5 anni fa e oggi e capire che, accidenti, 5 anni è un tempo che poteva andar bene probabilmente per la finanza o per la digitalizzazione della finanza tradizionale, ma che in un contesto in così forte evoluzione, prima ho fatto l'esempio del Dogecoin, appunto introdotto quasi per scherzo e oggi con livelli di, diciamo, di capitalizzazione superiori a quelli addirittura di istituti di credito o di grandi imprese quotate. Quindi la tempistica appare un po' troppo diluita. Il secondo motivo di preoccupazione riguarda il regolamento MiCA, come è stato definito in sigla nell'intervento appunto di Levin. Ora, il regolamento introduce un regime transitorio, cioè dice: ora stabiliamo una regolamentazione transitoria perché è un fenomeno che ancora non riusciamo bene a cogliere, per cui consentiamo sostanzialmente in questo regime transitorio un'esenzione per le criptoattività che erano già presenti sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento. Ora però questo suscita qualche dubbio perché nella proposta che ha fatto la Commissione l'esenzione sembrerebbe, leggendo il testo, sembrerebbe essere un'esenzione permanente. Ora, la nostra preoccupazione è dire, se un gestore di crypto asset o una criptovaluta ha un'esenzione permanente per il resto degli anni e un nuovo crypto asset viene introdotto, ad esempio, magari da un gruppo di cittadini europei che prova a sviluppare un nuovo asset che deve sottoporsi al nuovo regime regolamentare e sostanzialmente si troverebbe a competere con un soggetto che non solo era già presente prima nel mercato, ma che beneficia di una esenzione dall'applicazione del regolamento MiCA. Ecco, questo ovviamente rischia di non rispondere al requisito dello stesso piano di gioco, che è uno dei mantra che si ripetono, no? A livello europeo bisogna che si consenta ai soggetti che operano nel mercato
un terreno di gioco livellato, no? Dove tutti giocano sullo stesso piano, e nemmeno risponde a quel requisito anch'esso molto in uso nel mondo delle istituzioni europee, cioè ad uno stesso rischio, ad una stessa attività deve corrispondere uno stesso principio di trattamento normativo. E quindi sostanzialmente la nostra posizione come Comitato Economico e Sociale Europeo va nella direzione di sostenere naturalmente la visione e la proposta dell'Unione Europea, ma con questi interventi correttivi che abbiamo suggerito. Vedremo se poi ora nel trilogo che è in corso, come ricordava il collega della Commissione Europea, Parlamento, Consiglio e Commissione andranno a correggere. Quello che è importante è sostanzialmente che si proteggano gli utenti della finanza digitale, che si salvaguardi ovviamente una stabilità del mercato finanziario europeo, che si protegga ovviamente l'integrità anche del settore e la specificità del settore finanziario europeo. Chiaramente, no, ci sono molti motivi per criticare le banche, il sistema bancario per gli errori del passato, ma ovviamente non è certo sostituendo il sistema bancario finanziario tradizionale con i crypto asset che correggiamo gli errori del passato, no? Quindi bisogna trovare un giusto equilibrio e ovviamente garantire la parità di condizioni tra i diversi operatori. Ora, un altro motivo importante per intervenire anche in tempi rapidi è evitare che si sviluppino normative e regolamentazioni diverse nei paesi europei, perché già oggi alcuni paesi hanno cominciato a fare alcune regolamentazioni. Ora, non vorremmo che ci si trovasse fra qualche tempo con paesi che hanno stabilito delle regole diverse e quindi che ci troviamo nella stessa condizione che ci si apre quando trattiamo della normativa fiscale, con il meccanismo poi della decisione all'unanimità, e quindi sostanzialmente non si riesce a fare progredire una omogeneità del sistema fiscale europeo, e quindi continuiamo a tollerare in Europa dei paradisi fiscali di cui si parla troppo poco, ma che risiedono all'interno dell'Unione Europea, no? Non serve che ne faccia i nomi, li conosciamo tutti quanti, e quindi evitare che anche nel contesto dei crypto asset, della finanza, della digitalizzazione della finanza, in particolare alternativa, si creino dei paesi, fra virgolette, in cui è più facile agire con delle normative a favore di qualcuno, perché le normative non sono mai a favore e basta, sono a favore di qualcuno a discapito di altro. Magari se un paese premia di più appunto la dimensione imprenditoriale rispetto a quella del consumatore, se premia di più la speculazione finanziaria rispetto al risparmio, se premia di più l'altra attività di imprese o di contribuenti molto ricchi che pagano tasse molto piccole in proporzione, o se vuole invece progredire verso l'equità fiscale. Quindi in questo senso è molto importante e urgente fornire questa regolamentazione, anche perché il fenomeno è sempre più diffuso e in costante e rapido cambiamento, e occorre che queste nuove regole si implementino anche con rapidità per modernizzare alcuni servizi finanziari, senza perdere di vista la necessità di proteggere appunto consumatori e imprese. I tempi rapidi sono indispensabili perché questo è un mondo che si muove ad altissima velocità. L'ultimo riferimento lo voglio fare alla materia fiscale. È un tema su cui di nuovo come sezione ECO e con Stefano Palmieri abbiamo un'attenzione molto elevata, perché lo abbiamo visto anche negli scorsi anni. Il tema della digitalizzazione dell'economia richiede uno sforzo enorme dal punto di vista della volontà politica per introdurre una specifica capacità di regolamentazione della
della tassazione sull'economia digitale, perché sono notizie di questi giorni ancora gli enormi profitti che ha fatto Amazon nel mercato unico europeo, con una sede che gli consente poi di negoziare un trattamento fiscale che è veramente indegno se lo raffrontiamo, non dico alla tassazione dell'impresa, ma alla tassazione sul reddito di un operaio di livello di ingresso, insomma, no? Al 23% del suo reddito, cioè della sua capacità di produrre ricchezza come operaio o come impiegato, viene tassata al 23% la capacità di produrre valore aggiunto per il signor Bezos da parte di Amazon nel mercato europeo viene tassata con gli 0, questi sono elementi di grande attenzione su cui occorre investire a livello europeo. Grazie, mi fermo qui, spero di non aver dilatato troppo i tempi, ancora grazie. No, grazie davvero, un contributo chiarissimo e utilissimo, grazie Presidente Guerini. Vista le impossibilità del Vice Segretario Generale Gianna Fracassi di fare conclusioni, mi appresterò a dare un mio contributo cercando di non eludere o trascurare le questioni sollevate, e cercherò di farlo con i tempi virtuali e quindi brevi che lo strumento richiede. Innanzitutto vorrei sottolineare quanto un seminario così complesso, talvolta apparentemente complicato, sia invece indispensabile, fondamentale per comprendere dinamiche che attraversano anche la nostra quotidianità e richiedono un aggiornamento della nostra cassetta degli attrezzi da sindacalisti. È fondamentale conoscere le questioni di cui abbiamo parlato oggi. Sono tanti i temi politici e contrattuali in alcuni versanti che dobbiamo affrontare. Abbiamo parlato, stiamo parlando di questo perché è una parte importante, ormai avviata, non in via di esaurimento, anzi in evoluzione, della transizione digitale, dell'economia, ma anche della società. Abbiamo visto qual è il riflesso in termini, o quantomeno il potenziale riflesso, se non c'è la giusta regolazione, per quanto riguarda la speculazione, quindi un aspetto che ancora insiste nel modello di sviluppo globale, nonostante la grande crisi del 2008 avesse già evidenziato i limiti del turbocapitalismo. E immediatamente collegato a questo, quanto anche la questione dei crypto asset, delle monete digitali, sia strettamente correlata alle disuguaglianze di varia declinazione, non solo del reddito e della ricchezza, ma pensiamo ai divari digitali, pensiamo tra paesi, all'interno dei paesi e tra soggetti. E non a caso i nomi che sono stati citati sono nomi grossi di imprese e di fondi di investimento. E in questo senso anche il legame tra questi ragionamenti e il risparmio, le teorie del risparmio che paradossalmente, senza ricorrere al Nobel Modigliani e al ciclo vitale del risparmio, disancorano completamente tutto questo l'approccio tradizionale, diciamo, al reddito e quindi anche ai nostri quelli che noi chiamiamo rapporti di forza. E quindi anche la funzione delle crypto asset e criptovalute in ragione del risparmio. Abbiamo parlato di legalità, della difficoltà, ma anche della indispensabile attenzione che va rivolta su questo tipo di strumenti in funzione della relazione alle possibili attività criminali. E immediatamente collegato a questo anche tutte le questioni fiscali, i profili che ha tracciato bene il nostro Christian Perniciano. Si è parlato di sostenibilità ambientale in ragione del consumo energetico delle mining farm, e anche però di assetti geoeconomici e geopolitici e del ruolo che l'Europa deve giocare in questo contesto. Ora, per dare un contributo, dicevo rapidamente, ma anche con lo stesso tratto seminariale un po' didattico che ci siamo dati, vorrei ricordare che stiamo parlando di qualcosa che imita, è stato detto, o dovrebbe imitare la moneta. Perché? Perché chiaramente è fatto riferimento, come ha detto bene Cinzia, alla sfasamento di questi strumenti rispetto alla funzione della moneta di valore, cioè di unità di conto,
si è fatto riferimento alla criptovalute come strumenti di pagamento e si è fatto soprattutto riferimento alla possibilità di definire una riserva di valore anche attraverso questi crypto asset. Ora è chiaro che la distinzione tra unità di conto e mezzo di pagamento era molto più evidente, ci è stato ricordato anche da Shikamera, nelle economie antiche, quando esistevano le monete scritturali come il talento o la lira medievale, e non esistevano fisicamente, ma venivano coniate e servivano per stipulare appunto i contratti, da cui l'unità di conto, e in qualche modo utilizzate poi in termini reali come mezzo di pagamento per saldare le obbligazioni. Però è altrettanto vero che ci ritroviamo in un giro della storia per cui le monete immateriali, a partire dai conti correnti, come è stato richiamato, e dai depositi bancari, tornano nell'interesse di una evoluzione dell'economia monetaria e finanziaria, benché per politica monetaria da sempre viene definito quel diritto di emissione di moneta che appartiene di solito, almeno fino ad oggi, a uno Stato o diciamo a una comunità di Stati come l'Unione Europea. E appunto va sotto il nome di sovranità monetaria. È chiaro che invece oggi stiamo ancora discutendo di sovranità digitale e di quelle mega tendenze, i mega trend che ogni anno il World Economic Forum ci ricorda, portano con sé enormi rischi, a partire dai cyber security, che è uno dei dei rischi in cima alla lista. Quindi è chiaro che tutte queste discussioni a oggi non possono trascurare l'evoluzione di una criptovaluta, Bitcoin, come Christian vuole chiamarla, che, se ricordava anche Gianna nel saluto d'apertura, a ottobre 2009 valeva 0,008 circa dollari, siamo arrivati al picco di 19.500 a dicembre 2017, precipitando tra virgolette a 3.200 erotti nel 2018 e ritornando sopra i 9.000 poco prima della pandemia, quindi diciamo a dicembre del 2019. Tutto questo producendo circa 4.840 criptovalute, non valute, come diceva Shikamera, nel corso della storia con una durata media di 27 anni, ma criptovalute con una durata media talvolta addirittura istantanea, per 70 miliardi di volumi giornalieri negoziati. Tutto questo non può che mettere anche all'attenzione della nostra organizzazione, di chi ovviamente si interessa di politica economica, un fenomeno che richiama, almeno dal nostro approccio, dal nostro punto di vista e approccio teorico, la critica che muoveva Keynes alla politica monetaria, in particolare alla teoria quantitativa, perché se è vero che resta una parte di queste criptovalute ancora dentro l'approccio, diciamo all'inizio, transattivo o precauzionale, che non con la stessa certezza dei beni rifugio, perché è molto diverso, diciamo, dall'oro una criptovaluta, la parte di speculazione dominata proprio da una idea di alleanza tra il profitto e la rendita a scapito appunto del lavoro e a scapito quindi dell'economia reale, viene totalmente distorta da un approccio che però non si può chiamare a oggi preferenza per la liquidità. Di certo che la domanda di questo crypto asset sicuramente è connessa a un'enorme trappola di liquidità, non so se è proprio un'evoluzione della crisi del 2008, ma sicuramente è un'enorme trappola di liquidità, come la chiamava appunto Keynes, che oggi pervade i mercati, che vede delle bolle fortemente radicate nell'economia reale, a differenza delle bolle di crypto asset che al limite possono, quando scoppiano, colpire le bolle laterali, e che sicuramente però ha a che vedere anche con l'enorme mole di titoli a tassi negativi che ci sono a oggi nel mondo. Quindi c'è una in qualche modo legame, una conseguenza anche con i difetti strutturali del modello capitalista per come è evoluto ed è, in effetti, si è manifestato nei vuoti di domanda. E su questo mi permetto invece di non essere d'accordo, ma scriveremo le domande necessarie
con Shiramera, perché la soluzione non è sfuggire da un'economia della domanda, ma al contrario rafforzare un'economia della domanda e sfuggire proprio a quelle deflazioni che sappiamo essere, anche per ragioni storiche, visto che lei richiamava al 29, molto più pericolose dell'inflazione, soprattutto se è un'inflazione della domanda, che ahimè a oggi sarebbe molto necessaria anche per rendere più sostenibili i conti pubblici. Invece sono estremamente d'accordo sull'approccio del orientare anche questi strumenti anche in direzione delle monete complementari. Anche la CGIL ha promosso molto questa idea, locali o anche meno, abbiamo anche studiato molto le monete fiscali, ma sicuramente parte stessa della Unione Europea è stata fondata sulla compensazione dei crediti e dei debiti, quindi il contrario di una riserva di valuta. L'esempio principale è dato dalla Comunità Europea per il Carbone e per l'Acciaio, e che ha dato degli importanti risultati proprio in termini di economia reale. Tornando alle criptovalute, abbiamo detto che sono monete virtuali, abbiamo detto che a oggi sono sostanzialmente prive di un corso legale, utilizzate anche come mezzo di pagamento su base volontaria, abbiamo detto che sono create, memorizzate e utilizzate sulla base dei dispositivi elettronici e digitali, che sono basati su una serie di una rete, diciamo, di soggetti che operano peer to peer su base paritaria attraverso le blockchain, codici crittografati e che sono emessi sostanzialmente grazie appunto a complessi algoritmi matematici, che diciamo a noi gli algoritmi non stanno proprio simpaticissimi per gli effetti che a volte hanno anche sul lavoro, però c'è da dire che non ci sono solo mining farm, esistono anche dei miners, dei lavoratori che sono soggetti votati proprio alla risoluzione di questi algoritmi, e su quelli in effetti non c'è una regolazione, dovremmo interessarci. Non c'è dubbio però che la comparsa delle criptovalute sicuramente, dicevo all'inizio, è estremamente legata, in tutto lo sviluppo delle criptoattività, a sbloccare delle liquidità in cerca di impieghi più remunerativi. Quindi guardiamo con favore non solo la regolazione da parte dell'Unione Europea, che benché tardiva è funzionale, sia sul lato del MiCA, sia sul versante proprio, lo dicevamo prima, del DLT market, quindi dei registri distribuiti, condivisi. Siamo con attenzione nell'osservazione degli stablecoin, diceva bene Cinzia, cioè quei token emessi con il coordinamento di una entità centrale, trasferiti attraverso blockchain, che hanno sostanzialmente un valore fisso relativamente stabile, emessi a fronte o garantiti gli strumenti finanziari e obbligazioni dell'emittente, quindi è chiaro che siamo di fronte a asset non privi di collaterale, ecco, direbbe chi si occupa di finanza, che però possono avere come garanzia l'istituzione che ne presidia il valore e il controllo, ricordava anche il Presidente, e che favorisce l'utilizzo di questi token come mezzo di scambio e strumenti di investimento. Tutto questo naturalmente richiede appunto un governo del processo. La tecnologia non è neutrale, non bisogna scambiare i mezzi con i fini, ma non c'è dubbio che non possiamo rimanere a guardare su un'evoluzione di uno strumento digitale che ha, se vogliamo, anche dei vantaggi. Alcuni sono stati illustrati: la velocità, i costi contenuti nei pagamenti, soprattutto internazionali, la garanzia di un buon fine della transazione senza l'intervento, diciamo, di controparti di garanzia, un controllo decentrato, questo non so se è proprio una cosa diciamo favorevole, però che sicuramente può, diciamo, compensare gli effetti di una politica monetaria fondata sostanzialmente a oggi a tassi zero e quantitative easing illimitato. Sono preoccupato per il rientro, ecco, di questo tipo di approccio, ma è un'altra questione. L'anonimato o pseudo-anonimato fa parte del pacchetto, e forse anche questo induce fascino nelle nuove generazioni cyberpunk, come diceva il Presidente, non senza richiamare chiaramente il Matrix e quel tipo di fantasia, però non c'è dubbio che è vero che in alcuni paesi, soprattutto in via di sviluppo, può essere utilizzato senza addirittura avere un conto bancario, e è così vero che, non avendo un valore intrinseco come dicevamo prima, non si deteriora benché abbia un carattere sovranazionale.
I rischi principali, abbiamo detto, sono le perdite patrimoniali, la mancanza di una protezione legale che però si sta costruendo, le informazioni incomplete, talvolta non accurate o fuorvianti, un'elevata volatilità e possibili bolle, ma chiuse in se stesse, dicevo, che possono produrre effetti solo su altre bolle, l'assenza talvolta di opzioni di uscita e rischi operativi di sicurezza informatica, come già accennato all'inizio. La mancanza di trasparenza mi pare che sia un problema che si sta risolvendo, la formazione dei prezzi è un problema enorme e il legame tra questi e l'economia reale, e però abbiamo anche una, diciamo, eterogeneo approccio alla regolamentazione. Quindi, nonostante il ritardo, dicevamo, l'Unione Europea sta cercando di omogenizzare, omologare l'approccio, per ora abbiamo diversi interventi normativi, talvolta limitati, di soft regulation, che, tra cui anche il nostro paese, che riguardano sostanzialmente lo scoraggiamento di alcuni investimenti da parte degli intermediari o il warning ai risparmiatori. Non c'è dubbio che esistono anche degli impianti normativi un pochino più cogenti, ma non abbastanza regolatori, come la registrazione di exchangers in apposito albo, cioè in Italia, o l'applicazione di obblighi antiriciclaggio. Questa è l'unica forse fonte normativa più forte. La piena regolamentazione, cioè la licenza operare, la definizione di standard tecnologici, i presidi prudenziali, appartiene ad altro tipo di stati, soprattutto di alcuni degli Stati Uniti, all'interno degli Stati Uniti, anche se la Francia è stata la prima fautrice di una proposta di euro digitale, anche perché, ma qui sono ragioni storiche e legatissime ai rapporti di forza internazionali e alla stessa formazione dell'euro. Ci sono diverse località in giro per il mondo che accettano come mezzo di pagamento il crypto asset, ma solo a certe condizioni, a partire ma con un interesse, diciamo, spiccato e prioritario, a partire ovviamente dalla Svizzera con il cantone Zug o il Messico. In alcuni paesi del mondo addirittura invece c'è il divieto di uno o più attività collegate alle valute virtuali, e sono tra questi, possiamo oggi elencare la Russia, la Corea, la Colombia e lo stesso Regno Unito sta studiando una limitazione. Parlando invece di fisco, abbiamo visto come l'approccio dei diversi paesi sia abbastanza deregolatorio o quantomeno non interessato. Alcuni orientamenti di prassi portano a misure legislative specifiche, però la rilevanza principale, che riguarda le imposte sul reddito e le imposte sui consumi, vede sostanzialmente un prevalere sull'esenzione e alla fine solo compliance, obblighi di contabilità e reporting. La situazione italiana da questo punto di vista ha alcuni piccoli vincoli. Christian li ricordava quando parlava di tassazione dei relativi guadagni solo se la giacenza media anno superava, ha detto lui, il vecchio 100 milioni di lire, 51.645,69 euro per almeno 7 giorni consecutivi, e per il resto si sta dentro la tassazione delle rendite al 26% o delle plusvalenze, applicata solo nelle dichiarazioni di alcuni soggetti fiscali. Il resto stiamo dentro obblighi di monitoraggio e tutte le esenzioni IVA che conosciamo. Quindi abbiamo delle tendenze di fondo su cui porre la nostra attenzione. Intanto la tassazione, appunto, come plusvalenze, la tassazione come attività finanziarie, da cui la proposta del Regno Unito, la tassazione come plusvalenze su valute estere, come fa la Svizzera, la tassazione come redditi soggetti a imposta personale, come è avvenuto in Argentina o vuole fare la Spagna. Il mining è, come è stato ricordato, prevalentemente dentro un'area di esenzione, e sulle imposte sui consumi non c'è una particolare attività fiscale. I rischi di evasione e di riciclaggio quindi sono enormi, ma non solo per un'imposizione non comune, su cui l'Europa peraltro sta mettendo mano, non solo attraverso interesse specifico sui crypto asset, ma dentro quel generale ridisegno delle risorse proprie con un calendario stringente che è connesso e vincolante per l'erogazione dei fondi europei sul Next Generation EU e sullo stesso quadro finanziario
pluriennale. Perciò anche solo seguendo in realtà quel calendario di introduzione a livello nazionale delle risorse proprie previste in calendario, a partire da un miglioramento, avanzamento della tassa sulle transazioni finanziarie, abbiamo visto da Mattias il perimetro identificato dall'Europa, è proprio quel perimetro che peraltro in un importantissimo parere del CESE è stato oggetto di dibattito e discussione promosso proprio da Stefano Palmieri, ricordo qualche anno fa, prima dell'introduzione nell'Unione Europea, e il perimetro è fondamentale per definire appunto e regolare le tassazioni finanziarie, le singole transazioni finanziarie, così come l'Europa prevede una base comune di tassazione dei profitti delle imprese, una società, un'imposta sulle società per l'ingresso in Europa, discussione che peraltro attraversa tutto il pianeta. E a tal proposito, vado a chiudere, la questione che noi prendiamo in carico e che a mio avviso su cui dovremmo ritornare e fare e realizzare delle elaborazioni anche politiche, riguarda innanzitutto il ruolo che deve svolgere l'Italia in questo processo di ridefinizione geoeconomica e geopolitica dell'Europa e come possiamo sostenere la promozione di questo tipo di regolazione. Secondo, essendo la presidenza del G20 italiana, arrivare ad ottobre con una proposta anche da parte delle organizzazioni sindacali al vertice dei capi di governo che come è noto è presieduto dai vertici dei ministri dell'economia per governare il processo e renderlo più trasparente e partecipato, anche perché come è stato detto a più voci l'Europa giocherà un ruolo importante ma c'è una necessità di regolazione globale perché è impossibile mettere il sistema economico e il modello di sviluppo sulla giusta via senza condividere, coordinare e cooperare anche in termini di regolazione di questo tipo di processo. Quindi ci ritorno, il vertice dei capi di Stato e di Governo avverrà il 30 e 31 ottobre di quest'anno in Italia, sarà indispensabile anche come organizzazione maturare una proposta e cercare di porla all'attenzione delle istituzioni. Chiudo davvero ricordando che come l'altra grande crisi del capitalismo che ha portato poi agli eventi che conosciamo nel secolo breve, vale ancora oggi la critica che faceva Karl Polanyi nel suo La grande trasformazione, in cui diceva che occorre evitare la mercantilizzazione di terra, lavoro e moneta, e che ricordava come in realtà sia proprio simile a un, in senso generale, a un linguaggio, a una scrittura, a un peso, a una misura la moneta. Quindi riportava l'idea che non deve essere oggetto di speculazione, che sia essa d'oro, che sia essa di carta, che sia essa virtuale. Con questo ringrazio tutti i nostri gentili ospiti, ricordo che la registrazione è su Collettiva, oltre la diretta potete ritrovarla. Vi ringrazio soprattutto il Presidente Guerini e vi ricordo che il parere adottato il 24 febbraio del 2021 lo potete trovare tranquillamente su internet, oppure se ce lo richiedete lo inviamo noi, si chiama Crypto Assets and Distributed Ledger Technology, non c'è alcuna riserva nell'inviarlo a tutti coloro che ce lo chiederanno, anche adesso in chat piuttosto che per mail. Ringrazio naturalmente Cristian Perniciano e Cinzia Maiolini per aver organizzato questo nostro seminario, ringrazio tutti di nuovo i nostri gentili ospiti, i compagni e le compagne del coordinamento politiche economiche e fiscali e i nostri esperti illustri e generosi del laboratorio fiscale. Ringrazio naturalmente anche Marco Radicioni della regia Futura Lab e Mauro De Santis in regia per Collettiva. Ringrazio anche la traduttrice di Eurospes. Ci tengo anche a sottolineare i miei ringraziamenti a Stefano Palmieri che ha seguito i nostri lavori, presidente della sezione ECO del CESE, e a Susanna Camusso che per la CGIL, come sapete, dirige le politiche europee e internazionali. Grazie a tutti, spero di vederci presto.